Buonasera, ben ritrovati dopo le emozioni di Fiorentina-Parma e la delusione, almeno parziale, per non aver visto tre punti targati viola. Stasera apriremo il libro del post-gara, ci sono molti spunti interessanti e tra le cose dette o non dette anche le conferme di qualche verità scomoda. Seguiremo ovviamente poi Milan-Lazio perché è quella che deve dare la fisionomia europea alla classifica, fisionomia europea dalla quale in questo momento però la Fiorentina è obbligatoriamente esclusa. Ne parleremo con uno studio in divenire perché non è ancora completo. Adesso abbiamo come sempre la puntualissima Lucia Petraroli. Ciao Luci. Sì, una buona serata a tutti, bentrovati. Pino Calò che è già dentro la partita di San Siro. Ciao Pino. Buonasera a tutti. Cambio della guardia invece in postazione news e mail è arrivata Greta Beccaglia. Ciao Greta. Ciao Giorgio, per interagire con noi a tutto col @toscanatv.com tramite sms whatsapp al 342 19 71 871. Milan Lazio, Milan Pioli sceglie un 4-3-3 con davanti Castillejo, Pionte che Çalhanoğlu, mentre la Lazio con un 3-5-2 con davanti Immobile e Correa. Grazie Greta, aspettiamo che il traffico di quest'oggi che ha paralizzato un pochino tutti i nostri componenti, le varie tranche di trasmissione, me compreso, liberi anche Angelo Pollina che comunque dovrebbe essere in arrivo perché comunque con lui ci sarà poi da parlare di tante cose, ci sarà da parlare di rigori, dati, non dati, di VAR usati, non usati, di gioco che c'è o che non c'è, eccetera, eccetera, eccetera. Però vado subito da Lucia Petraroli per sapere da lei se questo 1-1 con il Parma è un'occasione persa, un allarme, un passo indietro, un punto guadagnato, che è? Allora, sicuramente guardiamo il bicchiere mezzo pieno, nel senso che è un bicchiere, cioè è un punto guadagnato, nel senso che poteva arrivare, come visto dal primo tempo, anche una sconfitta da questa partita. Dovevamo sicuramente andare a trovare una vittoria perché nella prossima gara che, insomma, incontreremo una squadra oltremodo in salute che è il Cagliari. Oggi ha fatto vedere, insomma, quanto sia avanti in classifica rispetto, insomma, a quello che ci potevamo aspettare. Quest'oggi la Fiorentina ha fatto vedere le assenze che mancano, perché Casares, Ribéry e Pezzella, che sono, diciamo, i tre tenori importanti di questa squadra, i tre campioni deficitari in questo momento all'interno della squadra, hanno fatto vedere che, insomma, c'è qualcosa che non va, nel senso che tanti giovani messi in campo, che di fatto c'è anche un po' di contrapposizione, perché se vuoi sono stati anche i migliori in questa squadra, però nel post partita ho sentito le parole sia di Montella sia di Pradè, che hanno appunto sottolineato il fatto che comunque gli 8 undicesimi di questa squadra sono una squadra molto giovane che ancora si deve rodare tra sé e che probabilmente deve ancora incamerare quei meccanismi dove manca l'esperienza, dove manca, diciamo, per esempio prendiamo Casares o Ribéry, hanno un'esperienza internazionale, hanno un'esperienza di campo, e quindi tutto questo fa sì che magari questa squadra in certi momenti possa incepparsi priva magari di questi punti cardine fondamentali. Detto questo, c'è da sottolineare la sbavatura della gara di Chiesa, che comunque quest'oggi non era proprio in partita. Poi nel post-gara abbiamo sentito Montella che ha sottolineato come il ragazzo fosse influenzato, quindi c'era anche un po' questa aggravante, ma risultava proprio non essere in partita quest'oggi. Da lui ci si aspettava sicuramente qualcosa di più, quel qualcosa di più, come dicevo, che abbiamo avuto da Venuti, Ranieri e Castrovilli, che di fatto ha segnato il suo terzo gol in questo campionato, tra l'altro due di testa, quindi si riscopre anche in questa veste Gaetano Castrovilli. Ma insomma c'è un po' di rammarico per il secondo tempo visto, dove la Fiorentina ha un po' messo diciamo la marcia in più. Senti, allo stadio, sì, come è stato commentato questo 1-1? Cosa ha detto la gente? Cosa dicevate in sala stampa? Beh, il primo tempo è stato un po' buttato via, è stato un tempo regalato comunque alla squadra di Aversa, che ricordiamolo era di un punto di distanza soltanto dalla Fiorentina, quindi comunque una squadra capace di fare una partita che nei suoi singoli trova veramente la differenza, perché Gervinho, come ha visto con palla persa di Chiesa, si è fatto 30 metri a campo aperto ed ha siglato quel gol che poteva sancire anche la sconfitta della Fiorentina. Poi fortunatamente non è stato così. No, devo dire che il tifo, se mi parli di tifo, hanno, certo, incitato la squadra dall'inizio alla fine. C'è stata veramente una grande ovazione per questo clima che c'è comunque intorno in questo momento a questa squadra. Si è sottolineato un po'
Chiesa, questo sì, devo dire che non sembrava veramente in partita, e anche Ghezzal, per esempio, che non è stato uno dei giocatori che ha dato e che dal quale insomma ci si poteva aspettare qualcosa di più. Boateng è stato quello forse un po' più preso di mira, perché là davanti probabilmente sta faticando, insomma non è un centravanti, bisogna dirlo, insomma. Se su Montella non ha detto niente nessuno? No, devo dire no. Tra l'altro ho sentito adesso nel post-gara che si è fatto un po' di autocritica anche Montella, perché ha detto: anche io, non soltanto la squadra, ma anche io sono un allenatore giovane, abbiate pazienza anche con me. No. Se ha detto questo non è un'affermazione accettabile. Non è accettabile. Dice, anch'io accettabile. Sono un allenatore giovane. No, mi dispiace, ma non è accettabile questa cosa qui, perché... Primo, non è un allenatore giovane. Secondo, non è alla prima esperienza, è la seconda volta che torna a Firenze. Terzo, dopo che hai detto l'Europa non è nostra, è troppo presto, dire sono un allenatore giovane, abbiate pazienza. Ma che ne pensi, caro Angelo Pollina, ben arrivato? Buonasera a tutti. Ti metto subito al volo. Sono arrivato in ritardo. Ma tutti noi, oggi siamo arrivati tutti in ritardo. Non sei più arrivato più tardi sei di me, che ero allo stadio. Che ne penso? Penso che ho visto giocare la Fiorentina e pietosa al primo tempo. Squadra subito morbido, eh? No, no. Vabbè, la verità è pietosa, una squadra irriconoscibile. Tra l'altro, l'arbitro ha fermato due volte Gervinho, che si è visto non era fuori gioco. Una volta sicuramente. No, due volte. Che potevano essere altri due gol, poi ha trovato il gol del pareggio, è andata bene, però una squadra riconoscibile, il primo tempo non una squadra di categoria, ma purtroppo il calcio italiano è un po' così. Adesso se noi vediamo il calcio italiano, io ieri sera ho visto Torino-Juventus, e ora poi arriveremo anche su quello, ma per far capire una cosa, sì, certo, che... per dare solo un indizio, corretto. Una squadra, un derby, prendi un gol dove lasci il centravanti, Higuain e De Ligt, solo in aria, vuol dire che le squadre sono costruite male, vuol dire che sono giocatori che non possono giocare a questi livelli. Vedo in Serie A molti giocatori che in altri tempi non giocherebbero in Serie A. Su questo è condivisibile questa affermazione. Poi andremo a sentire il flash su Milan-Lazio, perché siamo già a 8 minuti del primo tempo, sempre 0-0. Volevo da Greta il riassunto delle dichiarazioni post-gara di Montella. Greta. Allora, sì, sul modulo lui ha risposto che non crede ai moduli, ha un atteggiamento di ripresa migliore, un calo nervoso di Chiesa, ci poteva stare, ha giocato più di tutti. Su Pedro è un calciatore di sicuro, dal sicuro avvenire, credo nel futuro, anche se ha giocato solo oggi 5 minuti. È una squadra molto giovane, ha detto anche: anch'io sono giovane, lasciatemi sbagliare, non ho visto tante squadre giocare meglio della Fiorentina, almeno contro di noi. Angelo. No, ma con queste dichiarazioni non c'è da rispondere molto. Mi ridici l'ultima frase? L'ho voluta leggere apposta. Non ho visto tante squadre giocare meglio della Fiorentina, almeno contro di noi. Ma che vuol dire? Non ho visto giocare contro di noi molte squadre meglio della Fiorentina. Ma vuol dire che sono dichiarazioni da una... Un pochino in confusione. No, non solo in confusione, ma dimostrano la pochezza anche e l'intelligenza di alcuni personaggi. Io ho sentito per esempio ora alla radio, facendo tardi, l'intervista invece all'allenatore del Parma, che lo trovi molto più equilibrato, molto più giusto. Quando uno dice meglio di noi, ma tu figlio mio hai 16 punti, hai preso 14 gol, cioè dovresti un attimino guardarti indietro, magari dire... Benissimo, anche stavolta l'abbiamo asciugato questo punto. Cioè, le dichiarazioni però sono queste. Sì. Siamo una squadra simpatica, sì, aspetta, scusa, prova a fare calcio, No, Lucia, allora, scusa, fammi vogliamo dire per bene. No, ma tu lo dici. Fammi finire questa roba. Poi lo dici dopo. Se vuoi difendere Montella, come stai facendo continuamente, difendo, a me non mi interessa. Io faccio un ragionamento. Siamo una squadra giovane che ha bisogno di rodare il loro calcio. Naturalmente, cioè, da commentatore, a me i tifosi non mi interessano, se no si va al circo a fare i tifosi, la questione è una cosa un po' diversa. I tifosi fanno al circo, qui noi siamo a fare i commentatori, io devo commentare quello che c'è. Ha 16 punti, ha preso 14 gol, ha fatto mi pare 16 gol, una roba che sono quasi alla pari. Cioè, insomma, è davanti a tutti questi numeri, io devo analizzare i numeri, e i numeri oggi dicono che questa squadra, e il primo tempo, come spesso succede nel primo tempo, ho visto anche a Sassuolo, tra l'altro a Sassuolo l'ha asciugata bella, il primo tempo questa squadra non sta in campo. Ci sarà un motivo, no? Ci sarà un perché, oppure uno se lo inventa. Il calcio è questo. Poi uno può fare tutte le relazioni che vuole, può dire che vince
la coppa del nonno, la coppa del mondo, uno può dire quello che vuole, sono il più bravo. Poi i numeri ti danno questo, ti dicono questo, e davanti ai numeri bisogna naturalmente noi fare un commento sui numeri. A me le dichiarazioni possono dire quello che vuole, uno può dire anche sono il più bravo del mondo, che me frega a me, non è mica un problema. Una cosa però, Lucia, che mi lascia, tra virgolette, perplesso e che apre, deve aprire un libro diverso di commento è, sono anche, pur non condividendo io l'affermazione, sono un allenatore giovane, perché non sono d'accordo. Io credo che abbia voluto essere un po' più umile, no, rispetto, anch'io ecco, allora, posso allora, sbagliare, ecco, cioè io l'ho letto bene, in questo brava, senso se qua. Anch'io posso sbagliare, allora vuol dire che lui ammette di avere sbagliato. La domanda che loro gli facevano era sul modulo, no? Quindi ammette di aver sbagliato. Praticamente di leggere la partita all'interno della gara. Quindi lui dice, non sempre magari riesco ad azzeccare, io lo sì, dico sì, a parole sì, mie, lo banalizzi, certo. Riesco ad azzeccare la partita, ci può stare che anche io posso sbagliare. Il che vuol dire? Il suo discorso è, avendo tutti questi giovani... da dover amalgamare. Ah, mi sembrava strano che potesse ammettere un suo errore personale. Dovrò azzeccare il numero all'otto, non il calcio. Il calcio non si azzecca niente. Azzeccare l'ho detto io, non l'ha detto. Il calcio non si azzecca nulla, nel calcio si gioca con gli schemi, con i giocatori. Poi se si vuole andare al casino, punta il numero, ci azzecca e vince. Ma il calcio non è così. Azzeccare l'ho detto io, sì. Quindi mi bagno. Pino, tu l'ha detto, bene, no. Ci sta. Mi bagno. Pino. Aspetto Pino. Il mio turno. Vai, è arrivato. No, io penso che... Oggi per la Fiorentina è stata un'occasione persa, una cosa normale? Ma dipende da dove si parte. Se ci ricordiamo non più di 3 giornate fa, esatto. C'era l'euforia al massimo, per cui questa sarebbe stata un'occasione persa, 3 giorni fa. Ma se guardo anche l'inizio del campionato... Con il fatto delle assenze, perché aveva delle assenze la Fiorentina, e sapendo che in questo campionato non c'è la squadra materasso, per cui abbiamo visto che anche il Parma non è certamente l'ultima arrivata, per cui è chiaro, giochi in casa, hai l'occasione di poter vincere. Magari, ecco, alcuni cambi e questo fatto, mettere questo pezzo, gli ultimi 5 minuti a cosa serve? Magari metterlo un quarto d'ora prima. Cioè, che aveva paura, quindi aveva paura di perdere la partita, molto probabilmente. Cioè, capisci cosa... Boateng è criticatissimo a quello che sento, quindi la gente si sta domandando per quale motivo è stato preso, ora è un po' criticato. E quindi allora a questo punto, se te vuoi vincere la partita e giochi in casa, l'attaccante Pedro lo metti prima. Ma c'è anche Vlahovic da mettere. No, prima. Vlahovic era già entrato. Sì, lo metti prima che lui. E quindi ecco, c'è queste cose qui. È chiaro che nella famosa tabella che si fece, 5 partite, io dissi che andava in doppia cifra. Ora non ci così va. Non lo so, perché Cagliari, la prossima partita con Cagliari sì, è ostica, ma è aritmeticamente impossibile andare, ma nulla vieta che magari la Fiorentina va a Cagliari e vince, perché chi poteva immaginare che oggi magari il Cagliari andava a Bergamo con l'Atalanta che diciamo è in forma, per cui questo è un campionato dove magari ha perso 2 punti oggi, li può andare a prendere a Cagliari, può prendere un pareggio, però ecco. Ma nello stereotipo ha perso 2 punti, perché ecco, con il Parma l'episodio si dovrebbe questo, vincere la partita da analizzare. Io poi ho da guardare a casa mia, perché insomma qualche problemuccio tu c'è, sicuramente in più tu ce l'hai qualche problemuccio, anche perché con questo tipo di fiato è sempre meglio che tu ti guardi le spalle piuttosto che tu guardi avanti, perché esatto, sei sempre in coda alla classifica piuttosto che avanti. Però facesse 3 punti per caso tante volte stasera? Stai attento, stai attento. Ho detto magari se si facesse, è 30 anni che la Lazio vince il campionato. Le grandi serie sono fatte per essere interrotte. Però Lazio... vorrei anche aggiungere una cosa fuori di Pino, che ha ragione, che se vince aggancia la Fiorentina. Cioè voglio dire, tu la dici che il campionato deve guardarsi è dietro, deve guardarsi e devo dietro. Dirti che la mia opinione è che ci saranno un gruppo di squadre che riguardano quelli che sono da 15-16 che devono stare attenti, devono lottare, che possono andare sopra o sotto, perché ho visto anche le squadre soprattutto di sotto. Noi si diceva da sempre il Lecce che gioca un gran calcio. Ha fatto 4 pareggi consecutivi. Ma il Verona che gioca un gran calcio, che mi pare abbia 15 punti. Sì. Bisogna stare molto molto attenti. Perciò io penso che le velleità, ormai il campionato si sta spaccando. Dopo la 10ª giornata si spacca. Chi lotta per l'Europa la sempre per conto suo, il resto sarà un campionato di mezzo. Al di là dei primi due che, come ti avevo già detto, nessuno ci credeva e Conte sarà attaccato fino lì, fino in fondo. I meriti di Conte lo si vedono ieri fino in fondo, come ha trasformato la squadra, perché un'altra Bologna avrebbe perso.
e quell'altra squadra, la Juventus, sta in testa, crea 7, 8, 10 occasioni dal gol, ma le porta sempre in fondo. Ora poi parleremo anche delle mani. Il bello di questo campionato, però, permettimi Giorgio, è che non è un campionato scontato. Finalmente assolutamente. C'è una Serie A che ci piace, che ci diverte. Ora, che non piace e diverte, non lo so, sicuramente è pieno di cose. Di è pieno imprevedibilità, di, che non c'è Cagliari la solita, diciamo. Cagliari che vince a Bergamo. La Fiorentina che non ha ancora ingranato il passo giusto. Il Milan in crisi. Che è sotto la Fiorentina. Milan in crisi. La Roma che sta ricevendo una grandissima, la Juve e l'Inter che sta lasciando un punto e che invece ha una grandissima squadra con tanti infortuni, ma ha tanti giovani che giocano bene. La Roma, veramente tutti quanti davanti, io me lo ricordo, dire che la Roma sarà una squadra da filo da torcere a tutti. Naturalmente e Fonseca sta facendo veramente scudetto, la differenza all'interno. Ha un ottimo allenatore, ecco, quello sì. È un allenatore, si vede la mano dell'allenatore. La mentalità. Come si vede Conte, la si vede Fonseca, come cambia la squadra. Lì si vedono la mano. E guarda, mancano che non giocatori, è fortunato, però si vede la mano. Poi ti farò un ragionamento, Giorgio, che stasera, come ho fatto 10 anni fa in trasmissione. Mamma mia. Tu ricordi cosa dissi 10 anni fa? Sei anziano, come dicevo. No, lo so, ma cosa dissi? Per 10 anni non ce n'era per nulla in Italia. 8 e 2. Adesso avevi detto 8 e 2. Ti farò un ragionamento purtroppo molto duro per il calcio, perché nel prossimo calcio europeo la Juventus si trasferirà là dopo l'operazione della Fiat. Per i prossimi 15 anni non ce n'è per sarà. Nessuno. Cominciando questo, forse da questo quest'anno. L'avevo già previsto, purtroppo. Perché comunque i soldi che arrivano dalla fusione con la Peugeot saranno enormi. Se non sbaglio, spannometricamente parlando, in cassa Exor, cioè in cassa Agnelli, qualcosa come 3 miliardi di euro. 800 milioni di euro. Ah, ecco. Cioè, io vorrei dire sono 16 mila miliardi di vecchie. Vabbè, ma è troppa roba. Ma ne parliamo dopo. Dopo con calma. Questa dichiarazione andrà a fare questo. Con calma. Ormai con calma. Si trasferisce. A proposito di dichiarazioni, Greta, dici qualche cosa da casa o se da sono arrivate altri pareri dopo la partita. Sì, allora da casa giudizio su Pedro, ma poi Luciano da Empoli, gli allenatori che regalano il primo tempo agli avversari li scegliamo tutti noi, sicché commenti negativi nei confronti di Montella. Pollina, se togli 4 titolari a questa squadra è palese che il gioco è questo. Oggi avrei firmato per il pareggio, Graziano. E poi sempre per Pollina, cosa ne pensi di Castrovilli? Buono, ottimo giocatore, anzi... Penso che Castrovilli ha portato punti pesanti, perché se non vado errato l'ha portato oggi, l'ha portato a Sassuolo. Ha fatto partire la rimonta di Sassuolo, sì, il terzo gol. Cioè un giocatore che si inserisce molto bene, e sopperisce la carenza del centravanti che questa squadra non ha, lo dico dall'inizio del campionato, però semmai vedo passare, Giorgio, se ne vogliamo parlare, la crisi totale di Chiesa. Cioè, questo è l'argomento che esce oggi. Inguardabile che un giocatore... Ha giocato con l'influenza, oggi. Sì, ma non è solo oggi, Giorgio, un giocatore che... Ormai penso in questa squadra, o trovi la serenità, o trovi, non lo so, o c'è qualcosa che non trovo. È riconoscibile, perché anche a campo aperto, mentre il suo gioco è campo aperto, no? Dai campo aperto, si allunga, non riesce più neanche a fare questo, non guarda più compagni, si arrabbia con compagni. Io oggi l'ho seguito attentamente il primo tempo. Si arrabbia molto con compagni, cioè chiama mai i compagni e i compagni quasi. Aveva trovato un equilibrio con Ribéry, no? Con questa coppa in cui si erano collaudati molto, avevano trovato appunto un equilibrio. Uscito Ribéry in queste due giornate si è visto proprio la netta differenza di questo giocatore in campo. Per quanto riguarda Castrovilli, volevo sottolineare la sua dichiarazione post partita, perché il ragazzo ha detto: siamo andati in svantaggio e giocavamo con superficialità nel primo tempo. C'è questa parola superficialità che comunque fa un mea culpa da parte di questo giocatore che comunque... Oggi hanno fatto mea culpa tutti, Castrovilli per la squadra, Montella perché dice che è giovane e può sbagliare. Però... Io fossi in commisso, li piglio, li chiudo e gli dico settimana di ritiro fino a Cagliari, perché se sbagliate tutto non potete, Giorgio, mica sbagliare. Che venivamo da una settimana con 3 appuntamenti, no? Consecutivi. Anche gli altri, anche il Parma. Certo, è un po' una difesa tattica. Una squadra deficitaria. Vero? Bravo Pino. La difesa tattica. Mentre Pradé su Chiesa, dopo il post partita, Chiesa nel secondo tempo ci ha messo l'anima, ha obbligato il Parma a cambiare spesso modulo per stargli dietro. Castrovilli fa la differenza. La società difenda il patrimonio Chiesa è normale ed è logico, così come è normale e logico, perché non dimentichiamoci quello che ha detto ieri Commisso,
al momento non abbiamo io ancora oggi, avuto se vuoi, un incontro. Ti dico, prima della partita ho ascoltato, c'era per la prima volta in diretta, commisso a Sky, l'hanno intervistato a Sky. Vanessa Leonardi. Sì, è stata una bellissima intervista, devo dire, lo apprezzo ancora di più, quest'uomo. Molto brava Vanessa. Molto bravo. No, brava molto lei bravo, a fare domande e bravo lui a rispondere. Bravo lui a rispondere, soprattutto sulla battaglia che io e te portiamo avanti da 10 anni, sulla violenza che condivido in pieno. Non l'ha definito oggi, come le definisco io, Cialtrone Cenciaioli, ma l'ha già detto, perché tra l'altro c'è stato il fatto di Verona che Balotelli. Io ho seguito in diretta, Giorgio, devo dire che io sono sempre molto critico con Balotelli, l'avrei abbracciato. E l'arbitro ha fatto una cretinata che il giocatore del Verona, con molta intelligenza, un giocatore del Verona è andato là e gli ha detto no, non l'ha ammonito, perché l'arbitro l'ha ammonito. C'è una roba che tu vedi nel calcio e dici ma come, si combatte la violenza? Cioè, ma l'arbitro che ci stanno a fare? È Balotelli che deve protestare perché sembra che siano insulti razzisti. I giocatori del Verona hanno dato una lezione, sono andati tutti intorno. Possiamo restare su Commisso, sì, no, ma poi torniamo su questo. Però Commisso, ci entra l'intervista di Commisso, io l'ho seguito attentamente, dove ha parlato di sviluppo, di tempi, ha detto che bisogna fare bene, veloce, perché fast. Il fatto della sua eternalità è stato molto, molto, guarda, te devo dire, persona molto intelligente, io non l'avevo mai sentito così. Ecco il gol del Milan, E Giorgio, soprattutto anche in prospettiva, ha detto lui vuol fare lo stadio, come adesso il centro sportivo, vuol fare veloce, vuole risposte veloce, perché è abituato a fare, come si fa. Anche, e per la prima volta però di questa storia dello stadio che mi esce dalle gonadi, ha detto io compro ma a 6 milioni. Sì. Punto. Sì. Se devo tirare fuori una lira di più, saluti e baci. Ma finalmente qualcuno che dice le cose come stanno. Le cose come stanno. Aia la Lazio! Traversa piena di Immobile. Il problema poi di questa cosa dei 6 milioni, magari poi ne parliamo, Giorgio, perché non è così semplice. È come dice lui, lo so. Nel senso che lui faceva il paragone inerentemente ai soldi spesi per il centro sportivo, che è un'area privata, mentre la Merca è un'area pubblica, e quindi non può essere venduta a minor costo di quello valutato. E allora lui non compra la Merca. E quindi ecco appunto, sei già risposto. Giorgio, l'errore è questo. Cioè a Torino con il sindaco Fassino gli ha regalato il terreno alla Juve per 99 anni. Gli ha regalato. Perché si fa così un ottimo amministratore. Io fossi sindaco di Firenze, troverei un terreno e glielo regalerei alla Fiorentina. Infatti Commisso ha detto mi porta di introito una valanga di soldi. Che sono infrastrutture, IRPEF, posti di lavoro, ma si fa così l'amministratore. Quando il commisso lo dice, e questo per la verità lo diceva anche della Valle, quando diceva io non lo pago il terreno, perché è così, ma il commisso oggi ha detto delle cose, credo che sono molto importanti. Questo guarda che si giocano molto a dire che ne fanno fare lo stadio sopra il palazzo, lo compra per conto suo e il terreno lo fa là, lo compra a sé, lo fa dove lo deve fare, perché vuole. Comunque... Sì, il suo linguaggio è molto semplice, lui ha detto io da italiano ho avuto l'America un'opportunità enorme, gli italiani sono bravissimi, adesso vengo in Italia per investire e creare posti anche di lavoro. Perché si parla di una cifra intorno ai 400-500 milioni, un messaggio veramente e una come cifra ci importante. Crede, per i tifosi dei fiorentini devono essere orgogliosi perché quest'uomo ci crede, ci mette passione, ma ci mette, però ti stabilisce anche il time, cioè o mi dai risposta o vado, e comunque qualcuno non può scherzare più come prima che ci lascia le penne su questo. E questa è avvisata la piccola l'amministrazione. Perché siccome ovviamente questa situazione Mercafir è totalmente aperta, però si capisce già che c'è un contento, insomma, che non si sa se riusciranno a mettersi Mercafir, d'accordo. Commisso ha parlato di campi, quindi la porta è sempre aperta perché ci sono 38 ettari a disposizione dove lui potrà appunto già essere pronto per lavorarci. Ma attenzione perché anche è ritornato anche la situazione Franchi. Perché c'è una possibilità, lui ha detto oggi ad alcuni tifosi, gli chiedevano Rocco va coperto lo stadio, lui ha detto ci stiamo lavorando. Sì, sì, ma ha detto, ha opzioni aperte, l'unica opzione aperta è chiusa è la Mercafir, perché se no o noi leggiamo i giornali, cosa ha detto l'operatore della Mercafir, ma di che cosa parliamo? Ma di cosa parliamo? Ragazzi, ma questa Mercafir ci abbiamo investito, vuol dire, ma si è reso conto anche lui di una cosa che non esiste, bisognerebbe prendere l'operatore che hanno investito soldi. Chi paga intanto che la Mercafir va via? Ma poi quelli hanno investito le celle frigorifere nuove. Gol della Lazio! Vantaggio con Ciro Immobile su cross. Perfetto di Lazzari. Ciro Immobile arriva a 100 reti e quindi raggiunge insomma questo grandissimo traguardo E l'Europa per tutti quegli altri si allontana, perché questi 3 punti della Lazio scavano un solco. Azione da manuale
Lazzari sul fondo, Immobile, prende il tempo al lazialissimo Romagnoli e mette dentro il gol dell'1-0 per la Lazio. Caro Pino, e il tuo amico Stefano Pioli continua a lavorare in salita. Vediamo in fondo, dai. Sì, vediamo sempre in fondo, intanto sei 1-0. Vediamo amico sempre Pino, in fondo, dico una cosa, carità. Che penso Pino, essendo una persona ragionevole. Io non... Pino, anche lì, e le difese si possono costruire con giocatori così. Cioè, lo so, che oggi quello che manca sono le c'è difese. Mancato il contrasto intanto sul terzo, su, sull'altro. È lo stesso, guarda, è successo la stessa cosa del gol del Parma. A Firenze, no, perché perdi palla in uscita, sì. Lì la perse Chiesa, certo. E mi dicono che nell'intervallo ci sia stato un rimbrottone abbastanza, come dire, acceso a Chiesa perché ha perso quella palla permettendo. Sì, ma l'ha anche dichiarato in conferenza stampa, scherzandoci su ovviamente a microfoni aperti. Sì, tutti ci Montella, sto parlando, scherziamoci, ha detto, sempre. Lui segue le sue indicazioni, gli chiedevano da Sky, lui gli ha detto sì certo, ovviamente non gli dico di perdere palla. Il che vuol dire che nell'intervallo, guarda, voi allo stadio non l'avete potuto vedere, poi andiamo in pubblicità, ma c'è stata un'immagine nel tunnel che ha chiaramente detto, ecco, che nell'intervallo qualcosa era successo, perché Chiesa è uscito da solo e gli altri dopo, tra gli altri e Chiesa è arrivato soltanto Sottil, Ranieri, che lo ha accarezzato, come per dire, dai, non te la prendere. Gli altri, quando sono arrivati, non l'hanno neanche filato di striscio. La pubblicità e poi torniamo. Sono anche... L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra. Energia al futuro. Il cambio di stagione richiede più energia? Affrontalo con il box energia di Sustenium. Prima Sustenium Plus che ti dà la carica, poi Sustenium Immuno che contribuisce al mantenimento del sistema immunitario. Sustenium Box Energia. La stagione cambia, l'energia resta. I primi sintomi influenzali si sono già presentati. Vivinci agisce contro i sintomi influenzali e da raffreddamento in tutti i periodi dell'anno. Vivinci, puoi stare alla larga dagli ecci e menarini. Piazza Santa Croce, cuore pulsante della vita fiorentina, si offre come cornice perfetta per accompagnarvi in uno dei più antichi locali della tradizione cittadina. Qui vi attende Baldovino Bistrò, ristorante ruffiano dalle mille vesti. Strizza l'occhio al turista per un pranzo veloce, amica alla coppia che lo sceglie per una cena romantica, complice nei pettegolezzi di due amiche davanti ad un aperitivo dopo lavoro. Il tutto sotto gli occhi divertiti di Dante, il primo vero bistrò di Firenze. Baldovino, dal 1996. Ambulatori della Misericordia è il vostro centro di riferimento per visite mediche e certificazioni sportive. Grazie alla professionalità del nostro team di medici, offriamo un check-up completo rispettando i più elevati standard di qualità. Vieni a scoprire le agevolazioni che abbiamo riservato alla tua società sportiva presso la sede di Campi Bisenzio in via Montalvo 8 e nel nostro poliambulatorio presente a Parco Prato. Il ristorante Mio, all'interno del Museo Pecci, offre una cucina di tradizione, fatta con la qualità degli ingredienti. Viene dedicato moltissimo lavoro alla ricerca della materia per offrire un prodotto di eccellenza nella sua tipicità. Il locale è elegante e informale, rinnovato nell'ultima ristrutturazione del museo. L'atmosfera è calda e accogliente. Ristorante Mio, all'interno del Museo Pecci. Per le tue spese, anche impreviste, hai la soluzione in tasca. Ricariconto di UbiBanca. Il primo servizio per ricaricare il saldo rateizzando una o più spese del conto. Così puoi sostituire il frigo senza scongelare i tuoi risparmi. E iscrivere tuo figlio all'università pagando a piccoli passi. A
attiva Ricariconto nella tua filiale senza costi e dai quando vuoi la giusta carica al tuo conto. UbiBanca. Fare banca per bene. Data Medica Montecatini, dal 1975. Accreditato e convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Prestazioni specialistiche convenzionate di laboratorio. Risonanza magnetica GE 1,5 tesca di ultima generazione per lo studio di tutti i distretti del corpo umano. Mammografia digitale GE per lo studio della mammella. Radiologia tradizionale Siemens telecomandato. TC tomografica computerizzata Toshiba Aquilon 64 slices per lo studio di tutto il corpo umano. Data Medica Montecatini. Ma che tu fai? Mi vedo tutta baccao, disperato. E forza! E tu giri un piccatorcio e l'è tutto rotto, non tu vedi ti asca pezzi. Tu sei un grullo, vieni da Autocippe e ti se ne vende una nuova. Uno sa, la ti si noleggia a lungo termine. E se tale braccine corte e un tubo a spendere, la nostra officina ti rimette a posto il tuo catorcio. Maremma pestà, non ti rovinare il fegato. Vieni da Autocippe. Rientriamo con il pareggio del Milan, autorete di Bastos su iniziativa di Piontek che ha deviato un cross di Samu Castilleco, Milan che si è risvegliato 1-1 Milan-Lazio, ma la Lazio è sempre estremamente pericolosa perché comunque sia ogni volta che arriva dalle parti della difesa del Milan crea assolutamente situazioni pericolose sempre. Restando... Tra l'altro chi si vede a Milano è tornato Milano? Dopo 7 mesi in trasferta, il buon Lotito, che era una visa che non andava in trasferta. Ma e Milano, che Milano è la sua seconda casa, Stando, essendoci la sede della Lega e lui è la sua seconda casa. Torno ancora sulla Fiorentina per sentire innanzitutto qualche parere da casa. Il leitmotiv da casa qual è, Greta? Ma in linea generale qui cioè, tutti sono con la Fiorentina ma contro il mister e contro Boateng. Con Boateng si gioca sempre in 10, soliti errori, Montella. Questi sono sempre i commenti generali. E in più scendo un secondo dalla sfera fiorentina, volevano sapere se Pino è soddisfatto di Pioli. Ora, questo tientelo lì, rispondi dopo, rispondi, così prepari bene la risposta. Però la sensazione che ho, Lucia, che la giro, è che Montella incominci a capire di aver finito i bonus su Piazza. Per cui qualche sua dichiarazione mi sembra che sia una dichiarazione di gioco io d'anticipo perché così nessuno me lo può più dire. Sono giovane, posso anche sbagliare. Finora io sono un vecchio rincoglionito, quindi la memoria, le sinapsi ormai sono bruciate, può anche darsi che mi ricordi male. Ma è la prima volta nelle due avventure fiorentine che Montella dice una volta, per la prima volta ho sbagliato. Non io ho mai vissuto detto. Entrambe le ere Montella e quindi ho diciamo, abbastanza focalizzato com'è diciamo, questo allenatore, come si porge e come è stato diciamo, nel corso del tempo. Devo ammettere che, e lo ha detto anche lui questo, che è molto cambiato rispetto a quelli che sono stati gli anni passati. Probabilmente le varie esperienze dalla Fiorentina al Milan e in Spagna gli hanno dato un bagaglio diverso rispetto a quello che aveva all'inizio con la Fiorentina, esperienze tra l'altro da dire non del tutto piacevoli perché con il Milan e in Spagna non ha avuto insomma dei buoni... Aggiungiamo anche la Sampdoria. E la Sampdoria, scusa, mi dimenticavo, nel mezzo. Quindi voglio dire, probabilmente avrà incassato talune esperienze e taluni meccanismi che l'hanno portato oggi ad essere una persona probabilmente diversa, che affronta in maniera diversa certe situazioni. Devo dire che molto ha fatto anche Commisso, perché Commisso sta dando veramente il 100% di appoggio all'allenatore, lo ha ribadito anche in questi due giorni di conferenze stampa a Fiume, perché non soltanto a Sky, ma ieri c'è stata una conferenza doveva durare mezz'ora, invece è durata un'ora, dove si è prestato Commisso appunto nel parlare e ha parlato di Montella. Dobbiamo aiutare a stare vicino non soltanto alla squadra ma anche all'allenatore, che ha di fatto una squadra, non voglio ripetermi ma è quello che dicono anche loro, molto giovane, quindi gli 8-11esimi che sono in campo di fatto sono giocatori del settore giovanile, giocatori comprati molto giovani. Per il futuro. Per il futuro, quindi devono crescere e probabilmente Montella si scontra anche con questa crescita, non avendo all'interno in questo momento
i giocatori d'esperienza che riescono a compensare dove ci sono delle mancanze dei giovani, oggi si è visto, si fa fatica. E quindi... Allora, da questo momento in poi nessuno parli più di Europa. Non, ma non per accogliere l'invito di Montella dicendo non però è il momento. Non, questa cosa dell'Europa non è mai stata, cioè ne hanno parlato all'esterno. No, no, infatti stavo dicendo questo, all'interno. Cioè non per raccogliere l'invito di Montella che ha detto è troppo presto per parlare esatto. L'Europa, l'ambiente attorno, i tifosi, gli opinionisti, i tifosi mascherati, eccetera, 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 nessuno si parla, perché la società ha sempre detto che non mette. Poi ovvio, al momento in cui ti trovi in un certo momento in un posto in classifica, viene da dire, ok, siamo lì, può succedere che, però ovviamente come vedi è un salire e uno scendere, questo ti fa capire che al momento la squadra appunto sta crescendo e probabilmente ci vuole il suo tempo. Infortunio pesante a Samu Castileco che esce in lacrime, si parla di uno stiramento strappo ma deve essere particolarmente doloroso, entra a proposito di ex mai sbocciati, Ante Rebic. E ora vedremo se è ancora un giocatore di calcio oppure un mistero. Perché è arrivato questo Rebic e doveva fare veramente... Non ha fatto nulla. Sì, ma anche poco impiegato nulla. Forse. Ma non ha fatto assolutamente nulla. Però veniva da un periodo veramente importante. Ride. Sì, no, devo decodificarlo. No, perché mi tutti piaci tu. Naturalmente tu sei uno dei più bravi. Sì, vabbè, allora... Conosciuto. No, perché sei un biperotto, la butti là. Quando inizia naturalmente, così... Naturalmente non ricordi... le tue trasmissioni di qualche settimana fa, dove tu da conduttore non potevi fare diversamente, ma grandissimi giornalisti anche... 5x3, 15, ho capito dove vuoi andare a parare, 5x3, 15. Di spessore, qua mi ricordo i due venerdì, una tra l'altro tu eri in ferie, condotta dall'ottimo amico Tommaso, che i 15 punti, io naturalmente mi azzardai in trasmissione, ti ricordi, a dire una cosa di questo genere, ho detto se ne fate 7, 8... Ora ne avete fatte 5. Infatti Rebic è andato vicino. Ecco, secondo me se vincono il Cagliari sono 8, se perdono sono 5. Ma se invece, pareggiano sono 6, così l'abbiamo fatte tutte e tre. L'abbiamo fatte tutte e tre. Invece 15 punti, io lo dico perché il calcio ci sono, come dice il buon Vittorio Betti, le categorie. E poi uno si può sognare, il tifoso deve sognare, il tifoso è assolutamente obbligato. Ma a noi sognare. Abbiamo un altro ruolo, quello di educatori, che è prima regola, è quello di commentare, possibilmente non da tifosi, ma quella che è la possibilmente. Realtà. Possibilmente. E purtroppo talvolta diciamo delle robe che poi la gente fuori ci ascolta, si benzina questa roba qui. E poniamo talvolta poco attenti a quello che succede in alcune frange dei tifosi. Mi pare che si stia abbassando fortemente, non mi riferisco a Firenze, ma in generale, male. Perché ho visto in questa tornata, sì, a parte il fatto di Verona che l'abbiamo accennato prima. Grande Donnarumma, salva il risultato del Milan. L'abbiamo prima, Giorgio, ma in altri campi sto rivedendo, come dire, una rabbia che viene sfogata nei campi di calcio e naturalmente dovuta anche a dichiarazioni, talvolta da alcuni giornalisti, opinionisti, che anziché buttare acqua sul fuoco, continuano il VAR, l'arbitro, tu sai che non ne parlo mai. E stasera però ne devi parlare, ne dovrai parlare sì, più ne là. Sì, devo parlare, ma come tu sai nei miei... Non perché, era fuori perché Giorgio, se noi abbiamo questo ruolo, e siccome sto vedendo dei focolai che sono un po' pericolosi in tutti i campi, c'è una rabbia sociale che monda nel paese, questo è inutile stare a nasconderlo, e molta di questa rabbia sociale molte volte viene sfogata negli stadi di calcio, sbagliato, perché lo stadio di calcio è... un posto dove si tifa, si fa sport, ci si diverte, perciò anche l'attenzione che c'è verso alcuni errori che possono commettere sia gli arbitri sia il VAR, e purtroppo è tutta una questione loro che stanno combinando, io cercherei di abbassare il clima, se ne parla poco, ma dovrei stare attento, perché io ho sentito anche nelle nostre trasmissioni gente che quando c'è una cosa a favore, dice, vabbè, ma c'è il VAR, ho sentito io, ormai c'è, poi la contro... E c'è il VAR uguale. E c'è il VAR uguale però. Non certo. Puoi pensare, siccome io ho questa linea da sempre, a me non me lo possano dire, a me non mi interessa nulla, sia contro o a favore della mia squadra e faccio il tifo ad altri, pregherei tutti quanti del VAR e degli arbitri. Io credo che le parole di commisso siano veramente importanti, non soltanto le sue, perché non lo ha detto soltanto lui, ma anche altri personaggi.
Vediamo che occasioncione per il Milan direttamente su calcio d'angolo del Redivivo. Comunque posso dire bella partita. Bella partita, decisamente più bella di decisamente più bella, decisamente più bella di Torino-Juve. Vai Lucia, vai. Dare la possibilità, dicevo, agli allenatori di chiedere il VAR. Questo sarebbe probabilmente un primo step per comunque bypassare anche certi attimi nei quali appunto non c'è però Goal Technology, da... Sì, infatti stavo guardando. Goal Technology, Goal Technology non... dice che è no goal. Non goal. No. Tutto a posto. Non ti va bene. Con la tecnologia Pino Calò e il Milan non vanno d'accordo. Non andiamo d'accordo. C'è della diatriba. Sì. Quindi diceva appunto dare la possibilità agli allenatori di poter chiamare appunto il VAR. Potrebbe essere un primo step per comunque cercare in certi momenti di insomma, sistemare le cose, perché non si capisce appunto proprio come diceva Pollina come mai in determinati momenti si va al VAR e in determinati momenti non ci si va. Senti. O c'è una regola, esatto, oppure si rimane nel limbo. Ce l'ho qui una battuta da fare, Angelo, che non c'entra né con il VAR, né con il calcio, né con niente, ma a proposito di un concetto che lui ha espresso di educatori che non dovrebbero far montare rabbia sociale. Non lo dico qui, non l'ho mai detto, non lo ridirò mai più, però viva Dio, abbiamo anche dei vertici che non danno minimamente questo tipo di esempio. Ma sono d'accordo con te. E siccome io quel poco di studi che ho fatto li ho fatti in agricoltura, mi hanno sempre insegnato che se una pianta nasce storta è perché non ci mette un tutore di fianco. Se ci mette un tutore si raddrizza. Certo è che se una pianta storta ci mette un tutore storto, la pianta cresce ancora più. Ma scusa Giorgio, non parlo più. No, parliamo di calcio, però ci rientra un po' nella tua valutazione che è molto intelligente. Ma vedi, ci è voluto tanto tempo per arrivare a dire che forse adesso, e guarda anche qui un piccolo segnale, che si possano prendere quelli che naturalmente fanno casino allo stadio. Restiamo, ritorniamo all'ambito calcistico. Bravo, grazie. Ci è voluto così tanto che ci sono le regole, ci sono delle telecamere, ha dovuto fare la Juventus mentre lo poteva fare la federazione. Perché il calcio è questo. Perché hai mai visto un arbitro uscire appunto. In modo chiaro? Tu guarda gli episodi. Scusa, ma perché? Oggi Balotelli l'hai detto tu. Oggi fine. Balotelli l'hai detto veramente tu. Veramente brutto. C'è Creta che ci questo qui lo ammonisce perché non ha sentito. No, ma è che meno male i giocatori del Verona sono andati là, gli hanno detto no. Fenomenale. Giorgio, c'è la Creta, ci vuol dire qualcosa? Cosa no, una domanda per il dottor Pollina riguardo alle categorie. Quando pareggi con Juve, riguardo Fiorentina, pareggi con Juve, vinci a Milano, perdi male con la Lazio, Napoli, ti aspetti che con Genova, Brescia e Parma si possa anche vincere. Come si stabilisce allora la categoria? È giusto. È la giusta valutazione. Hai pareggiato con la Juve, ma hai perso male. E questa è una sua valutazione. No, la domanda è diversa. Come si stabilisce la categoria? Ti arrivo. Cioè, nel senso, se tu me lo fai dire, stabilisci la categoria della categoria. Come la stabilisci? Benissimo, ha perso. Non, per me, il male non esiste. Ha perso con Lazio, con Napoli, hai perso a Genova. Però hai pareggiato con la Fiorentina, con la Juve. Hai pareggiato con la Juve. Punto. Il resto hai vinto a Milano col Milan. Ma Milan so scusa, il Milan non è la categoria. La categoria. Pino ha levato di categoria. No, ma scusa, se quel Milan parlare, in effetti. Se vogliamo parlare, di questo Milan ha 13 punti. L'hai giocata col Napoli. Ora dirà che il Napoli. Poi dove ragazzi. Lo vedete perché ne risposta ai cittadini. Categorie sono molto semplici. C'è solo la Juve, ma il Milan di oggi è purtroppo a 13 punti, o 14 col pareggio di oggi. Ma poi non è che perso male è una sua valutazione. Perso male con la Lazio è una sua valutazione. La mia valutazione non esiste perso male. Perso, punto. L'unica cosa che hai fatto in questa categoria è pareggiato con la Legia Varsavia, giustamente in casa. Perché altrimenti, perciò la categoria è già quella, te la dà quella. Che vuol dire perso male? La Juve ha perso a Madrid 3-1, che vuol dire perso male? È andato a finale Real Madrid, punto, zitto e pippa, è a casa. E i dirigenti che naturalmente protestavano, io in televisione ho detto, deve stare zitti e muti. Ma che vuoi? Che questa è roba, io non mica sono al circo e devo dire perso male, perso bene. Oppure quelli che dico, ma se io avessi vinto, se avessi vinto, anziché un carretto, il patrimonio di un certo tipo di categorie, le categorie sono lì, punto. Poi le categorie, vogliamo dare altri numeri, i gol presi, è una squadra che ti prende 14-15 gol, che siamo a 10 giornate, non puoi che lottare per 10-12 posto, il resto se no non vedete i numeri, e i numeri non capiscano mai, punto.
perché i numeri sono fondamentali, perché se no ce le inventiamo le cose. Come vedi, la Juventus sta in testa e l'Inter perché sono prima e secondo come difesa. C'è una squadra che ha un'altra difesa forte, prende pochi gol, non a caso viene da sotto. Verona, Inter e Juve sono anche accomunate da un unico destino quasi similare, cinico e baro, che vincono le partite all'ultimo, nei recuperi con rigorino, ma meritati, però è così. Se andiamo a togliere certe occasioni, se la Juve avesse Ronaldo, se la Juve avesse, e se i difensori del Torino non lasciavano all'ottantesimo due attaccanti da soli in aria, è normale che col Genoa la Juventus in casa possa vincere 2-1 al 96esimo, con il Genoa in 10 per l'Inter. E la Juve quant'era? 25? In 10 per non vedere le partite, era 10 la Juve, come giocavano 10. E le categorie, tu se venite qua su numero, io a voi di strada, asfalto, perché la Juve era in dieci con il Genova. Con uno in meno. Quale Genova? Non c'era. Ma che dici? Ma che dici? La Juve era in 10 come Genova. Era espulso anche Rabiot. Ma è stato espulso Rabiot. Vediamo. Ma come le vediamo? Le partite non le vedi, io le vedo. È stato espulso prima il giocatore e poi Rabiot. La Juve ha vinto 10 contro 10. Anzi, la Juve se vinceva quando era 10 contro 11, t'avevo detto, ma là... 10 contro 10 all'ultimo minuto fai il fallo così, vuol dire che sei di categoria inferiore Genova, non fai il fallo su Ronaldo. Che sia di categoria inferiore, non fai il fallo, allora che non zitti sia, che non sia, infatti, Juventus che non sia dubbio, Benatia per il fallo, certo, per il fallo con, guarda mio amico Giorgio Benatia cosa ha fatto con Real Madrid, una partita che poteva andare, l'ha lasciata a 15 metri e ha fatto rigore. Io cosa ho detto in televisione allora, Giorgio? Andò a casa, bisogna stare a casa, perché per me il calcio ora è serietà. No, però cose uno si ora può mi piacerebbe vedere quella foto che gira. Ora allora poi me la spieghi. Calma, te la facciamo vedere. Buoni, sui calci. Sono le 21:33, doveva arrivare alle 22:45. 0-0 intanto a Milano. Ma io dovevo dare una risposta a un amico che ci ha. Come 0-0? 1-1 volevo dire. Ecco, sennò mi è cambiato anche il risultato. Ma io dovevo dare una risposta a un amico. Sì, la tua valutazione su Pioli. La mia valutazione su Pioli è che sta facendo le frittate con l'uova che ha. Anche lui, no, ricominciare anche tu col Sosa, per carità. Anche lui. Mamma mia. Però queste uova riesce a volte a metterci un po' di spezie da una parte, un po' da un'altra. Pioli. Per cui, sinceramente, a me non mi dispiace il Milan stasera visto con la Lazio, una Lazio che è fra le prime in classifica e sta cercando di capire, sta cercando di cambiare gli uomini e sta cercando di... A me, sinceramente, rispetto a Giampaolo, dove non si tirava neanche un porta, questa volta io ho visto 6 volte perlomeno il Milan che o ha tirato o ha parato calci d'angolo. Gli ha dato Manforte Paquetà in settimana. Non no? mi dispiace. Che ha non, detto quanto sinceramente Giampaolo non mi dispiace. Poi è chiaro, sono i risultati. All'interno come, quindi come sempre i giocatori quando vai un allenatore lo uccidono sempre. Sì, vai Pi. Sì. No, dico poi chiaramente sono i risultati. È arrivato in un momento non facile perché affrontiamo Lazio, Napoli. Lazio, veramente. Juventus e poi Napoli, quindi. Ma già domenica prossima c'è Milan-Juve. Non è che è arrivato in una situazione. Ragazzi, però... questa caletta. Ho sentito ieri dei juventini, almeno così lo levo dalle peste, che se lo dice. Ho sentito i juventini, ma l'Inter ha un calendario favorevole. Ma di che parlate? No, l'Inter gioca con le squadre ora piccole, poi troverà quelle più forti. Il calendario favorevole, anche questo è delle persone che di calcio vorrebbero dubbarsi, dipende, ma però anche quando le affronti niente. Le squadre anzi a volte, se ti mi permette, affrontare quelle più piccole sono molto più difficoltose, è bene affrontare quelle forti che invece se affronti le piccole ora c'è un'altra mano, è diverso che affrontare le piccole quando i punti saranno più pesanti. Sì, però questo è vero, ma questa roba non cambia nulla. Se sei una squadra forte e ce l'hai, se c'hai i cambi e ce l'hai, il calcio è fatto però così. Però perdonami, scusami, è la scusa degli altri, è il rigore all'ultimo momento, come quelli che ha la Juventus, sai, se dice aspetta che prendo e c'hai la carrellata di giocatori, se l'è costruita e la Real Madrid, la Fiorentina e il Milan questi giocatori non guarda, ce li ha Lucia, il Real Madrid, stiamo parlando il di Barcellona, due mondi completamente diversi, fa facevano così, ma è la realtà, ora lo fa la Juve, è la realtà, che ti posso fare squadre come la Fiorentina e il Milan al calendario ce l'hanno, scusami, ti vorrei solo far rispondere così, bella, che noi 7-8 anni fa noi, ci dicevano noi qua noi Juve o noi Italia, no, noi Juve, noi Italia, ci dicevano, ma il Barcellona perché noi partivamo con naturalmente i bilanci, dovevamo comprare giocatori, compravamo Paulsen, capisci? Perché noi compravamo Ranieri. Ma lui adesso ti voglio fare il paragone. Noi compravamo Paulsen e la gente giustamente delle altre squadre ci vendeva in giro perché diceva, voi comprate Paulsen
E il Barcellona comprava tutti i giocatori di cambio, aveva le possibilità. Come... La Juve se l'è costruito. Ma non è che se l'è costruito prima di tutto costruendo una società. Cosa sì, ma ce l'è voluto di che, tempo, certo, sì o no? Cosa, che cosa che spero e faccia, guarda cosa ti dico, commisso, che uno serio, cosa che poteva forse fare anche della Valle se avessero fatto fare lo stadio. Cioè, le squadre si costruiscono come le società. Lo stadio, il centro sportivo, poi il management e poi si costruisce la squadra. La Juve si è voluta tanti anni. Ora è un livello, può vincere, può... è lassù, rimane certo, là. Ma non è colpa di nessuno se la Juve c'ha le riserve. La differenza, perché tu paragoni... Io non è d'accordo. E te lo dico, paragono l'Inter negli ultimi 10 anni, poi Milan hanno buttato via 300-400 milioni di euro, la parola. Angelo è precisissimo, però lo voglio un po' correggere. Non è stata adeguata, non c'hanno la dirigenza adeguata. Come succede in questo Cos'è che devi correggere? L'espulsione. Se il conduttore non mi tutela un pochino, io qui rischio di parlare dalle riserve indiane. No, dico, sono andato a vedermi Juventus e Genova. Io ho visto che l'espulsione del Genova al 51esimo. E quella della Juve? E quella della Juve all'87esimo. No, no. Come no? Oh. Giusto. Scritto qua. E la Juve quando però il gol era. Sì. A 95. No, ti volevo dire che avete giocato un intero tempo. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Proprio a favore di Genova, che la Juve è riuscita a far gol. Ma l'ha fatto gol quando era 10 contro 10. Il Genoa, il numero 22 Marchetti, è espulso al quinto minuto di recupero. Ma era in panchina. Anche la panchina. Io sto guardando le statistiche. Ti prego. Io ti stimo. Ti voglio bene. Ma se tu dici questo, Marchetti è stato aspettano fuori con la camicia di Croce. Cartellino rosso. Ma io ti ho stima. Amicizia. E ti voglio bene. Però va bene. 51-87 sono 36 minuti. Io sai che ti voglio bene. Dai. Ti voglio bene. Sì, mio amico, ma se dici questa roba, arrivano con l'abbonanza e ti porta via. Perché la Juve ha fatto gol. Quando era 10 contro 10? Questo è, è cronaca, questo. È cronaca. Non si fa nulla. Allora, prego Greta. Ultima cosa per Angelo. La Juventus, come Paris Saint-Germain, Bayern e altre, vince perché ha soldi e più introiti rispetto alle altre squadre. Questa è domanda. Sì, più obiettivo. Era il mio obiettivo. Questo è come sì, dire, un po' più obiettivo. Come, sì, ma io c'è posso rispondere. E vince perché? E come vinceva perché i soldi. Perché come vinceva il Milan, il Real Madrid, perché avevano più soldi, compravano altri giocatori. Ma questo è come dire, si va fuori e si prende il caffè, un bicchiere d'acqua. La differenza c'è fra un bicchiere d'acqua. Uno è un caffè e un bicchiere d'acqua. Come posso rispondere a una cosa così? Quando c'era il grande Milan, che tutti ci siamo dovuti inchinare perché teneva testa al Real Madrid, c'era che aveva messo soldi, aveva comprato grandi, non solo i soldi non bastano, no, anche ma anche grandi giocatori, c'era un grande management. Poi in Milan i soldi quest'anno e l'anno scorso ne ha spesi così tanti che poteva male. L'Inter stessa, che adesso finalmente ha ciao manager, l'Inter ha comprato giocatori con Dombia, Juan Jesus, Gabigol, giocatori che ha pagato perché gli dicevano piace alla Juve, abboccavano come i pesci, no? Andavano lì e lo compravano a 70 milioni. Giocatori che o sbaglio, Giorgio? No, questo, guarda, l'esempio calzante di tutto questo, se ve lo ricordate, fu la lotta che l'Inter ingaggiò con il Milan per tal David Suazo, centravanti del Cagliari. Un anno, 12 gol al Cagliari. Galliani, che era furbo, ha detto lo voglio io a 12 milioni, l'Inter che era piffera, 14, 16, 18, 20, 24, l'Inter 24, quelli del Cagliari tutti contenti. Ma successe anche tre anni fa con quell'altro francese che poi è andato in Spagna, non si chiama? Condobbia. Hanno pagato un giocatore che ne vale... Questo è David Suazo, vedi, questo è David Suazo. Sì, ma Condobbia è un giocatore, Lucia, che ne vale 5, 10, perché se no, guarda Lucia, non ci voglio, se no come l'anno scorso quando voi dicevate quanto era il che quello, come si chiama, Nicola Milikon, 60 milioni però ora guarda, Manchester, ti fermo, io ho ti detto fermo. C'era fuori tutte le abbonanze, ti fermo perché hai toccato un argomento che ha sfiorato Raffaello Palosce, sul quale vi faccio ritornare, ed è legato a Federico Chiesa, che innegabilmente ora è il problema. Mentre Castrovilli è il nuovo emblema della Fiorentina, Federico Chiesa è il nuovo problema della Fiorentina. La pubblicità e poi torniamo. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa
e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Extra, energia al futuro. Il ristorante Mio, all'interno del Museo Pecci, offre una cucina di tradizione, fatta con la qualità degli ingredienti. Viene dedicato moltissimo lavoro alla ricerca della materia per offrire un prodotto di eccellenza nella sua tipicità. Il locale è elegante e informale, rinnovato nell'ultima ristrutturazione del museo. L'atmosfera è calda e accogliente. Ristorante Mio, all'interno del Museo Pecci. Da una situazione di emergenza creata dalla sentenza del TAR della Lombardia a luglio 2018 che ha paralizzato l'attività degli spurghisti, nasce in Toscana il primo consorzio per garantire uno smaltimento sicuro dei liquami. Consorzio Spurghisti Associati. 49 aziende del settore si uniscono per sensibilizzare la comunità. Consorzio Spurghisti Associati. Insieme per difendere l'ambiente. Mi vedo tutta baccao, disperato. E forza! E tu giri con quel catorcio e l'è tutto rotto, non tu vedi ti asca pezzi. Tu sei un grullo, vieni d'autocippe e ti se ne vende una nuova. Uno sa, ma ti si noleggia a lungo termine. E se tale braccine corte che un tubo a spendere la nostra officina ti rimette a posto il tuo catorcio. Maremma pestà, non ti rovinare il fegato. Vieni d'autocippe. L'impresa edile Barni Romano effettua anche noleggio di attrezzature per l'edilizia in tutta la Toscana, con operatore abilitato o senza, e sempre con assistenza in cantiere. Tutte le macchine sono all'avanguardia, nuove o con solo pochi anni di vita. Massima disponibilità di orario. Impresa edile Barni Romano, via di Calenzano 17, Sesto Fiorentino. Vuoi rottamare la tua auto? Allora rivolgiti all'Autodemolizione Leporatti. Autodemolizione Leporatti, anche ritiro a domicilio del vostro mezzo. Rivendita ricambi usati, commercio metalli di recupero. Autodemolizione Leporatti ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001. Che aspetti? Vieni a trovarci, siamo in via Ceppeto 30 a Lamporecchio. Mare pronto, più fresco del fresco, con un'attenta selezione dei prodotti, con il metodo pesce surgelato a bordo della nave. Da noi trovi anche primi piatti artigianali e pizze stese a mano surgelate. E ogni settimana 3 o 4 prodotti in offerta per voi. Il mondo del surgelato di Mare pronto lo trovi a Firenze, in Viale Eleonora Duse 15C. Seguici anche su Facebook. Di emergenza creata dalla sentenza del TAR della Lombardia a luglio 2018 che ha paralizzato l'attività degli spurghisti, nasce in Toscana il primo consorzio per garantire uno smaltimento sicuro dei liquami. Consorzio Spurghisti Associati. 49 aziende del settore si uniscono per sensibilizzare la comunità. Consorzio Spurghisti Associati. Insieme per difendere l'ambiente. Allora, ha giocato con l'influenza, può essere, lo ha dichiarato Montella, parliamo di Federico Chiesa, che però Federico Chiesa stia attraversando un periodo di involuzione, mi pare che sia, Lucia, sotto gli occhi di tutti. Dicevo prima, mette appunto, sempre l'anima, come dice Pradè, generoso, si impegna, comunque, per carità, però non è più quello dell'anno scorso. Non è più quello dell'anno scorso, io credo che la testa abbia significato tanto in questo percorso e l'ha portato dall'estate ad oggi in campionato. Ci sono degli sprazzi di Chiesa, come lo conosciamo noi in alcune diciamo partite, in alcune parti di partite, in altre si perde. Sembra quasi manchi un po' di concentrazione, oggi sembrava proprio svagato, svagato come se non hai ci ragione, mettesse la ragione. Testa infatti, all'interno. È mancato il furore, ha detto. È mancato Castrovino. Il furore e poi soprattutto ha perso queste 5-6 palle gol, perché di fatto sono state 5-6. L'1-0, l'1-0 del Parma è il suo. Ecco, non soltanto dicevo quello più importante, che è stato quello appunto che ha portato al gol di Gervinho, ma ne ha perso anche altre, proprio perdeva il passo durante la gara. E ora, Raffaello Paloscia sì. Ha detto una cosa oggi in trasmissione, che è l'argomento su cui
vi ingaggio come discussione. Commisso ha detto: non ci siamo ancora incontrati, magari ci saranno novità nelle prossime settimane. Secondo Raffaello potrebbe non essere tanto peregrina l'ipotesi di vedere Chiesa partito a gennaio. So che tu hai una notizia di mercato in serbo. Allora, sono fuori. Uscite delle dichiarazioni, seguendo io il mercato sempre molto attentamente per quanto riguarda appunto non soltanto la Fiorentina, ma in generale è uscita questa notizia quest'oggi, molto importante, insomma, che ha un po' scosso l'ambiente, se vogliamo definirlo così, perché sono arrivate delle segnalazioni da parte della Francia e nello specifico panorama ovviamente internazionale per il PSG, che vedono appunto nell'ottica di Tuchel il giocatore della, della Fiorentina, Federico Chiesa, perché elementi come Neymar e Cavani potrebbero lasciare in avanti in attacco appunto il loro posto, e Tuchel è un appunto vorrebbe gli piacerebbe molto avere in squadra un giocatore come Federico Chiesa. Ora già a gennaio, questo da vedere, cioè nel senso... Si tratta poi di mettersi su... Se loro vanno via a gennaio, lui lo vuole a gennaio. Se loro non vanno via a gennaio, si va a... Esatto. Tu mi insegni però, Giorgio, che il mercato di gennaio si muove pochissimo, soprattutto per personaggi così importanti. In genere è un mercato dove si cerca di rattoppare, se vogliamo definire così. Quindi termine giusto. Sicuramente a giugno ci sarà qualcosa. Vedremo se insomma ci sarà. Io penso, guarda, Raffaello ha no. detto a gennaio. Sì, io penso che Lucia mi ha dato una notizia che adesso solo nella mia interpretazione è un'idea geniale dal Paris Saint-Germain. Geniale, perché se è vera questa cosa di Lucia, non ho dubbi, potrebbero dare alla Fiorentina Cavani e in cambio di Chiesa la pari. Forse potrebbero dare qualcosa al Paris Saint-Germain. Che te ne fai di Cavani? Ma stai scherzando? Cioè, gli danno un centravanti vero? Ma è l'ingaggio che glielo paga. Scusa, io sto facendo una valutazione. Cavani, se la Fiorentina, se la Vlahovic, hai Pedro, che te ne fai di Cavani? Scusate, vado. No, parlate. No, perché tu so che stai ridendo come un pazzo. Se tu vuoi fare una Cavani cosa. Cavani 32 anni. Ma è capito, 87. Ma è che se ne frega. Lucia fa 4-5. Però ti rispondo con le parole di Commisso, che ha detto Ibrahimovic, punto interrogativo, 38 anni. Sì, ma questa è la 32, sono 6 anni. 6 anni, sai quante cose puoi vincere? Cioè, se io si fa per fare... Perché lui vuole squadra giovane. Sì, allora, la squadra giovane vincerà Manu, non penso che Commisso penserà. Con giovane non vincerà in Manu, non vincerà Manu. Tu prendi uno a 32 anni che fa valanga di gol, ok? Sì. Valanga di gol. Ho la sensazione sempre che chi è stato... in vacanza, in campionati dove è facile segnare, quando poi torni in un campionato difficile come quello italiano... Ho capito, ma se tu torni a 32 anni, potrebbe fare 5 anni? 4 anni ad altissimo livello? 3. Oggi li può fare 3. Ah, ma anche 4! Ma scusa, dici, ma ragazzi, parliamo di Cavani. Ma secondo me è un'operazione complicatissima. Sì, va bene, sicuramente, come ha detto Pino, ci sarà l'ingaggio. Ma Chiesa, ecco, però voglio ritornare su Chiesa, ecco perché mi ha dato lo spunto lei, Paris Saint-Germain, perché naturalmente... andando Icardi, che è più forte centravanti negli ultimi 15 metri di area di rigore, Icardi, oggi quando Cavani io panchina, e il mio amico Giorgio Micheletti lo sostenevamo, ahimè l'Inter ha fatto un errore, che fa anche lì, è andato a Parigi e i gol li fa in continuazione, Cavani trova meno spazio, questo è evidente. E allora che c'è Maipè? E costa uno stonfo. E costa uno stonfo. Contratti scadenza a giugno. Appunto. Io penso che è difficile che si muova a gennaio se non trova un'operazione di questo tipo, perché a gennaio, Giorgio, non si fanno. Ha ragione Cia, il termine è perfetto, è si rabbercia. Si rabbercia. E mentre Paloscia... 65 milioni Cavani. Ma ragazzi, ma Cavani... Sì, ma mi sembra un attimino fuori budget per le tasche della Fiorentina. Se vuoi vincere, Lucia... Lucia è commisso, cioè, sui giornali oggi, ha detto per vincere devo mettere 500 milioni. L'ha dichiarato il titolo della Nazione. Sì, con lo stadio, col centro sportivo. Ma comincia a comprare dei giocatori, tutto, tu metti Cavani. No, potrebbe vendere Chiesa e metterci sui 30. Ma su Chiesa oggi, Cavani, lui, vedi, il ritorno alla vendita di Chiesa. Il primo errore è stato fatto, stiamo probabilmente commisso, Rocco commisso, non conoscendo bene probabilmente Firenze o la situazione, gli hanno descritto, hanno detto non toccare Chiesa, e probabilmente lui, se tornasse indietro, avesse più conoscenza della situazione, avrebbe già venduto, perché Chiesa a giugno aveva un prezzo, adesso ora ha un altro prezzo. Assolutamente. Ora è un altro prezzo. Pino, secondo te? Ma io non penso che a gennaio si possa... Cioè,
se gli danno cash molto probabilmente, perché il problema di Cavani, il giocatore assolutamente è indiscutibile, però cioè, ha un ingaggio che non penso alto, che la Fiorentina possa, ma commesso che può spendere, possa portare. Quanto gli dati per Lucia? Quattro? Ma ci saranno poi ogni cinque a Cavani? Ragazzi, ma un milione per ma ci saranno cinque no, Cavani qua? Ma di Cavani mesi, non si parla di quattro, ma mesi, mi pare che sia Biagi sui sette o gli otto. Ah no, io pensavo... Sei mesi sono la metà, eh. Oh, sono la metà. Sei mesi sono la metà. Dai, qual è la differenza? Su un milione? Ma Cavani ha 32 anni. Io non credo io che penso Federico che Chiesa potrà la cosa si potrebbe fare se arrivano soldi freschi. Voglio rispondere però una cosa che il problema della Juve è Bernardeschi. Sì, no, non solo che da Juve non vince. Ora la dico una volta per tutte. Poi non mi fare più questa domanda, la dico. Io non ti ho fatto allora, non ce l'ho manco fatta. Siccome io. Io non rispondo a quelli del circo Orfei che scrivono, però gli voglio rispondere. È vero, la Juve ha vinto poche coppe di campioni, ma non conta solo le coppe di campioni. Ora vi faccio un elenco delle coppe che ha vinto la Juve. 4 Europa League, 2 coppe di campioni, 3 coppe intercontinentali che un anno l'ha vinto quando non è andato l'Ajax, ci è andato la Juve, e 3 supercoppe. Totale 10-11 coppe, sono poche per la Juve. Però, per favore, prima di scrivere questa roba, la Juve ha vinto poche coppe di campioni, è vero. Andava troppe quante volte. Coppe ha vinto il Milan? Ne ha vinte 7. No, ha vinto complessivamente. 28. Visto che hai fatto la Juve ha vinto anche una Coppa delle Coppe. 28, 29 trofei, mi pare. No, in tutto il campionato. No. Che tu hai fatto il conto di tutte le coppe che ha vinto. Ascolta, il Milan in campo internazionale ha vinto 4 coppe intercontinentali, 7 coppe di campione e una Coppa delle Coppe. Non ha vinto l'Europa League, perché probabilmente non l'ha mai giocata. Non lo so. Perché, certo, se conti solo le coppe di campione, c'è il Real Madrid. No, e Milan. Ma se compi le coppe nella sua totale, la Juve la trova al quarto o quinto posto delle sue coppe nella sua totalità. Perciò, per favore, io non vi do mai questa risposta, come lo scrivete? Prima di scrivere queste cose, magari aggiornate se volete avere un colloquio con me, se no non parliamo di niente. Poi dico che la Coppa dei Campioni in Milan, chapeau, perché li vinceva le coppe, e la Juve invece l'ha perse, le coppe dei campioni, ma non conta le coppe, se no è come chi vince... se fai conto, scusate, ha vinto la Juve, certo. Le partecipazioni che ha avuto... Ha fatto 10 finali, Pino, è certo che è così. Però come ho detto 10 anni fa, che avremmo vinto 8 scudetti o 9, ora dico che prossimi questo, anni questo è il nono, poi da un altro anno si passa all'Inter perché non ci interessa più, certo. Allora così il campo internazionale, non hai detto che con la fusione con Peugeot si va a 15? Ma è capito, ma è, però allora la stella sulla stella se ne danno la stella sulla no, ma non solo, diventa così, diventa un campionato. Io spero invece che l'Inter, Giorgio, lo spero veramente, che Sun faccia grandi investimenti come dice Conte, di comprargli, perché a me il campionato a un punto piace lottato, ma a me, io se sono già 4-5 punti non mi diverto più, non guardo, credimi, uno come me non guarda più neanche tante volte la partita, ma tanto la guardi a fare. Io ero sperato, tu non ci crederai, lo so, che l'Inter vincesse. Quando ha vinto l'Inter? Tu stasera è un altro derby, lo sai che se l'Inter perde a Bologna il derby la Juve non lo vince, perché è così il calcio, no Giorgio? Questo è corretto. E perché è così, invece il derby vinto ieri, a parte vincere i derby che lo puoi vincere anche però al 97esimo con un gol da centrocampo che non c'è, ti dà una goduria uguale. Con le mani. Con le mani. Però. Però. Dimmi. Però. Pino, staccati da quella partita del piffero che stai guardando. No, te... Vieni di qua, perché adesso è il momento della fotografia. È Pino che vince. È il momento della fotografia. Perché tu hai segnalato una fotografia che gira. Dove? Su Facebook. Su Facebook, che lo sa anche Lucia, che abbiamo tenuto lì per farla vedere a Angelo Pollina. Con la dicitura perché una cosa è, perché una cosa non è. Banalizzo il concetto. Sì. Perché il fallo di mano di Calleon in Napoli-Roma di ieri è rigore e il fallo di mano di un De Ligt, bambino dell'asilo, non delle elementari. Un bambino dell'asilo, non delle elementari. Ecco perché io devo andare a insegnare il calcio. Un bambino dell'asilo, non delle elementari, capisce la differenza. Dicela. O vediamo se non capite la differenza. E ve lo dico subito, guarda qua, perché chi ha giocato il calcio? Calleon va verso la palla, guarda, e fa il verso e la prende, e l'hanno spiegato prima. Calleon non se ne è accorto, perché se ne accorge la telecamera davanti, che va verso la palla e va per istinto a colpire la palla. De Ligt, la palla gli va addosso, guarda qua, e fa col braccio per levarla, o se lo taglia il braccio. Se non capite questo nel calcio, con me non parlare di calcio, parlare di basket. Questa è una roba così alla palesiana. Come ha detto quello l'Armani del ha vinto la sua quinta partita consecutiva per quello che riguarda l'Armani. Parliamo di basket, stavo parlando di basket. Perfetto. Allora, se non si capisce questo, per favore, non parliamo degli altri.
Sono due cose che un bambino all'asilo lo capisce. Calleon va verso la palla, naturalmente sbagliando, e l'istinto gli dice, guarda, tu di portare i bracci in avanti e colpirla. Non a caso l'albero va a guardarlo. De Ligt, il braccio, cerca di levarlo, ma l'ha attaccato qui, guarda, l'ha attaccato. O lo tagli, c'è la motosega, se lo taglia, o la palla gli batte. Si dovrebbe tagliarsi, perché... bisognerebbe tagliare tutti i bracci. Probabilmente, se Fino andiamo reagisce. Alla teoria, finisco, no. Alla teoria dietro a questo, avremo i giocatori senza bracci. E non è possibile. Puoi fare tutte le... E questo è la sono due mani uguali. Però sempre braccio è, cioè nel sono senso, due mani uguali. Tagliamoli, i bracci senza giocatori. Ho capito, ma... se io braccio l'ho qui e cerco di levarlo, non me ne posso rendere. Ho fatto una regola che quando... fallo di mano o di braccio in area di rigore è rigore. Ma questo non è ma vero. Ma perché le devono interpretare? Ma perché allora, c'era bisogno che facessero. Ma è una tua interpretazione, conosci il regolamento. Perché allora io ti porto il regolamento. Poi, perché non le vanno a vedere il padre. Ecco perché parlate così senza sapere. La tua interpretazione, il regolamento parla chiaro che se allora il fallo di mano in aria è sempre rigore, però c'è proprio nella clausola del regolamento che se la palla ti viene a colpire e tu cerchi di levare il braccio, l'hai attaccato. Lo dice proprio chiaramente, il rigore non sarà mai, ma non è successo solo la Juve, è successo anche il campo internazionale dove c'è la Champions, hanno fatto proprio ieri il paragone, uguale stessa cosa, una squadra in Champions, non gli hanno dato per questo motivo. Se continuate a descrivere così, ecco perché io combatto, voi alimentate nella testa di quelli che sono, come dire così, insomma lasciamo stare. Spettatori? Sì, ma no, spettatore intelligente lo capisce. Alimentate a quelli esasperati che si sfogano su delle cose che non dovete fare. Perché dopo vi capiterà a voi, alle vostre squadre. Posso dire? Sentiamo la citazione testuale della legge. Il fallo di mano implica un atto intenzionale di un calciatore che con la mano o il braccio viene a contatto con il pallone. I seguenti criteri devono essere presi in considerazione. Il movimento della mano verso il pallone, non del pallone verso la mano, la distanza tra l'avversario e il pallone, pallone inaspettato, la posizione della mano non significa necessariamente che ci sia un'infrazione. Ha parlato come un libro stampato. No, ha parlato con un libro stampato, ha letto la regola. Ma io l'ho letto ieri, ha parlato che ha bisogno. Lo dico a lui. Ti stavo facendo i complimenti, Lucia. Okay, ti stavo facendo i complimenti. Non che c'era mica bisogno che la cambiassero la regola, era quella che c'era. No, no, non è vero. Non è vero, perché prima in aria, anche con le braccia un pochino più alzate. C'è anche il testo attualmente in vigore, così se vogliamo fare punto. Uno, è un'infrazione se un calciatore tocca intenzionalmente il pallone con la mano o il braccio, compreso se muove la mano o il braccio verso il pallone, ottiene il possesso controllo del pallone dopo che questo ha toccato le sue mani, braccia e poi segna nella parte avversaria, crea un'opportunità di segnare una rete, segna nella parte avversaria direttamente con le mani, braccia, anche se accidentalmente compreso il Lucia, portiere. Lucia, stasera sei una grande, sei una grande perché hai dato una lezione a quelli che lo sostengono, a tutti quanti. Hai letto, quello che io avevo cercato di dire, quella serenità di tutti, perché quando il rigore è stato dato contro De Ligt, contro il Lecce, era giusto perché il braccio non lo leva, lo sta a tenere fermo, ma questo succede in tutti i campi, non guardiamo. Così da stasera chiudiamo questa cosa, grandissima Lucia, ti devo ringraziare perché hai dato una lezione di quella. Vai Pino! Vabbè, no, ricordiamocelo. Ricordiamocelo, e l'ha letto, se vuoi cambiare il regolamento, allora cambiamo il regolamento. Vorrei che fosse devo dire ancora una volta, chapeau a Lucia. Vorrei che fosse uguale per tutti, Angelo, vorrei che fosse l'interpretazione uguale per tutti. Vabbè, lasciamo stare. Però si sa che non è così. Io ho visto, guarda, ti dico una cosa, è stato dato un gol l'altro giorno, l'altra volta all'Inter, dove a Ronaldo, perché aveva un po' la spalla, toccava di là, hanno annullato. L'Inter era tutto di là, gliel'hanno dato, ma non lo discuto uguale, l'abbiamo parlato con Giorgio, non lo discuto uguale, quello di Ronaldo che era un gol eccezionale, l'annulla perché c'è un po' la spalla. All'Inter lo danno, era tutto di là, non c'è stata una discussione, ma non lo discuto. Perché lo sapete perché? Perché l'interpretazione è così labile quando c'è un centimetro o due, ragazzi. Io però in questo momento faccio fatica più a livello di interpretazione a non capire perché ci si ostina a volte a non andare a rivedere la cosa. Siccome ne abbiamo la possibilità, abbiamo fatto tanto per introdurre questa benedetta VAR. Ora, attenzione, c'è da fare un'altra cosa, questa cosa qui, e poi, siccome ora sono tutte cose, perché non si dà modo all'arbitro a fine partita di andare in conferenza e parlare e rispondere agli episodi
cioè sapere dalla sua testa, dal suo cervello, come ha visto l'episodio e perché magari non è andato al VAR piuttosto che se c'è andato. Cioè, perché non si è arrivata a questa cosa qui? Lo sai cosa gli è successo a Ancelotti mercoledì? Perché quello è successo a Ancelotti mercoledì, ma il labiale è vergognoso. Giacomelli va da Ancelotti e gli dice: ma perché mister, no? Per cortesia, mi dia una mano a risistemare le situazioni. Lui risistema. No, Ancelotti non so, dice sì, ti do una mano. Ma te non ti, ma gli fa questa domanda, ma te non ti è venuto il dubbio di andare a vedere. Oh, prendilo, butta fuori. Allora, che colloquio ci deve essere questo? Ancelotti, nella sua intervista, io ho letto che persona ha detto: io sono offeso come persona, che io non mi sono mai permesso, ma mi sento offeso, mi chiedo una mano. Io ti do una mano, poi ti faccio una domanda, ma ti è venuto il dubbio di andare a vederlo? E tu lo butti fuori, capisci Pino? Così sì, non funziona. Che Ancelotti penso che sia una persona che nel mondo del calcio ha vinto così tanto, ormai ha un equilibrio, una persona anche di equilibrio quando parla. Ah sì. E allora tu fai queste robe, che gli vuoi fare? Cioè Giacomelli dovrebbe essere messo a riposo, perché va in confusione, chiede una mano a lui e lì ha ragione Lucia, perché non vai a vederlo? Pino, ti racconto, ti ricordo. C'è la possibilità? Quello che successe a Pierluigi Collina quando ancora arbitrava, in un famoso Inter-Juventus annullò un gol a Maurizio Ganzi per un fuorigioco estremamente discutibile, venne in sala stampa a parlare e a spiegare, il mondo arbitrale lo blindò, non lo fece più arbitrare per una serie, perché gli arbitri non hanno la possibilità di parlare, perché prima di tutti deve parlare il loro dominus. Poi infatti bisogna aspettare Rizzoli piuttosto che Nicchi, che in settimana poi magari chiariscono, che non dicono mai nulla, determinati non dicono punti. Mai nulla. Credo ci sarebbe molta polemica qualora appunto un arbitro nel post gara. Io invece credo che sarebbe un modo per svelenire ancora svelenire un pochino, però non però sembra che questa possibilità no, sia in futuro quando tocchi, è vero, quando tocchi gli arbitri non è vero, puoi vero, fare guarda, mi hai toccato niente. Un argomento, devo intervenire, è vero quello che dite, però c'è una cosa, io sarei d'accordo a parlare all'arbitro, però non voglio vedere né i giocatori infami che ogni volta c'è la cosa su tutti alzano le mani e poi a cercare l'arbitro. L'arbitro io metterei questa regola, però il primo a cercare l'arbitro, compresi quelli della Juve, fuori. Via. Fuori, perché ci va uno. Possibile che gli arbitri gli vanno addosso 10 persone, una pressione e poi basta niente, una mano come manco c'è, la prendono alla spalla, tutti alzano le mani. Allora l'educazione, e ritorno al discorso di prima, perché difendo gli arbitri? Gli arbitri possono sbagliare, ma anche i giocatori, anche le società bisogna si educano. Ha ragione Ancelotti, lui dice forse sbagliamo noi, perché io l'ho letta l'intervista Ancelotti, ha fatto un'analisi, ha detto forse sbagliamo anche noi, dobbiamo educare di più, però anche loro, a usare dire, mi diano una mano. Entra parola al posto di Milinkovic Savic nella Lazio, entra anche Caicedo probabilmente al posto di Lazzari. Tra l'altro c'è stata una sostituzione anche nel Milan. Chi è uscito? È uscito Paquetà ed è entrato Leao, cioè Bene. Pioli vuole andare la vita, la vuole vincere, esce immobile, speriamo, esce immobile. Speriamo che questa mossa può darsi, si è fatto coraggiosa male, perché è una mossa coraggiosa, paghi. Manca mezz'ora alla fine della partita, andiamo in pubblicità perché devo dire una cosa a Angelo Pollin, oggi sbordo nella cronaca e però non in diretta, vai. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra. Energia al futuro. Avevo sete. Ho sentito un rumore strano in garage. Una capsula al giorno di Prostamol contribuisce a favorire la normale funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostamol, non hai più scuse. Da oggi, anche nella confezione da 60 capsule. L'impresa edile Barni Romano effettua anche noleggio di attrezzature per l'edilizia in tutta la Toscana, con operatore abilitato o senza, e sempre con assistenza in cantiere. Tutte le macchine sono all'avanguardia, nuove o con solo pochi anni di vita. Massima disponibilità di orario. Impresa edile Barni Romano, via di Calenzano 17, Sesto Fiorentino. Ambulatori della Misericordia è il vostro centro di riferimento per visite mediche e certificazioni sportive. Grazie alla professionalità del nostro team di medici,
offriamo un check-up completo rispettando i più elevati standard di qualità. Vieni a scoprire le agevolazioni che abbiamo riservato alla tua società sportiva presso la sede di Campi Bisenzio in via Montalvo 8 e nel nostro poliambulatorio presente a Parco Prati. Il ristorante Mio, all'interno del Museo Pecci, offre una cucina di tradizione, fatta con la qualità degli ingredienti. Viene dedicato moltissimo lavoro alla ricerca della materia per offrire un prodotto di eccellenza nella sua tipicità. Il locale è elegante e informale, rinnovato nell'ultima ristrutturazione del museo. L'atmosfera è calda e accogliente. Ristorante Mio, all'interno del Museo Pecci. Organico. Plastica, lattine e vetro. Carta e cartone. Fai la raccolta differenziata. Falla bene. Per te, per l'ambiente. Seitoscana.it. Sillab è realtà sanitaria leader nella medicina di laboratorio e propone quotidianamente un nuovo approccio integrato, orientato all'innovazione diagnostica, alla prevenzione e al benessere. Sillab è presente sui territori con numerosi punti prelievo, laboratori di analisi moderni e innovativi, centri polidiagnostici per medicina specialistica, medicina del lavoro, formazione e servizi alle imprese, medicina dello sport, analisi alimentari e ambientali. Sillab in Toscana è tutto questo. Ti aspettiamo nei nostri 70 centri. La storia del francescano affonda le sue radici nella Firenze popolare di fine Ottocento. L'antica insegna, pizzicheria e canova di vini ne testimonia l'origine di vinaio. Negli anni 70-80 divenne ritrovo abituale di celebrità dello spettacolo, Gino Bramieri, Vittorio Gassman e tutti gli sportivi, dal Pallone d'Oro 2006 Fabio Cannavaro al Re Leone Gabriel Battistuta. Trattoria Il Francescano, sapori d'altri tempi. Noi sono occasionali. Rientriamo in diretta mentre c'è polemica a Milano. Perché, caro Pino Calò? Ah, magari preso. Ah no, questa è l'azione di prima. Non è rigore, mai nella vita. Quello che Lazzari cercava non è rigore. Ma non è rigore, mai nella vita, ragazzi. Solo Mertens sviene e piglia il rigore. La mano solo la toccava, non l'ha spinto. Poi comunque il fallo poteva essere al limite dell'area, almeno dentro l'area. E di là il fallo di Radu. Siamo sempre 1-1. Ti piace però questo Milan? Dai, non è male. Bel pareggio. Allora, se lo portiamo in fondo. L'importante è avere una serie di risultati positivi. Muove la classifica. Non sarebbe male. Sono quante partite, quante giornate sono di campionato? 38? Sì. Con 38 pareggi retrocedi. Beh, bellissimo. No, ma bellissimo. Ogni tanto si quest'anno secondo me la stagione. Ah no, c'è la Sampdoria che abbassa. No, ma la stagione della retrocessione si alzerà perché Giorgio, la retrocessione sarà a meno di 43-44 punti. Vedete che ne fa meno perché ha girato ce ne vanno tre. Non ce la fa. La venderà. Quell'altro hanno 9, 10. Guarda che fra 12 e 14 qui ci corre 4-5 punti. Ragazzi, basta due partite. E sono tutte, guarda, il Lecce, cioè il Lecce lo davano per spacciata a 11. Che mina che ha tirato fuori Çalhanoğlu, parata capito, buona di... Il Lecce a 11 punti, punti. Non è che, cioè, voi pensate, ora si è alzato, il Brescia che ha 9 punti, una partita a meno. La vince la 12. Recuperare quel, ragazzi, ma è così il calcio. Il Verona che la davano per spacciata a 15 punti. Come Brescia sta pensando Cellino di esonerare l'allenatore. Il Verona è già retrocesso. A 15 punti il Verona. No, ma sta giocando bene il Verona. Pensa che c'erano... Ci sono delle squadre che non si sarebbe mai detto, no? Quest'anno. Il Cagliari c'è. Maran era dato da tutti gli analisti come primo allenatore licenziato. Guarda dov'è. Sì, ma Cellino ha fatto veramente una buona squadra, ha fatto un buon mercato. Cioè Giulini, ha fatto veramente una buona squadra, un buon mercato. Ha speso tanto. Cioè, non è che sono lì per caso. Cioè, sono lì perché comunque... c'è stato qualcosa dietro di importante, ecco. E probabilmente ci deve essere tutta o comunque una strategia che ha portato il presidente del Cagliari Giulini, che non è che sia né ricchissimo né abbia una compagnia di giro particolarmente economica, a far sì che spenda, che
di spendere quello che ha speso. Ecco, ha speso bene pur avendo speso decisamente tanto. E mi confondevo appunto con il Brescia, perché secondo me il Brescia, al netto comunque appunto Cellino tutte le volte ridica, voglia esonerare appunto l'allenatore, però secondo me è una buona squadra. Lucia, ti volevo dire che alcuni ci hanno scritto Cavani ci sto subito, però vogliono andare via subito Montella. Ha detto Cavani subito. Sì, no, non dico, gioca più Montella, gliel'hanno detto. Greta, leggi ce l'ha, perché non è passata, ho visto che la gente... Sì, Cavani, ma via Montella. Poi ci sto Chiesa al Paris Saint-Germain per Mappé o Neymar. Comprensivo. Cioè, scusa, non ho capito. Chiesa? No, ma che l'hanno longaggerebbero, ma è per portargli le bottiglie e le bibite? Cioè Chiesa sarebbe Bibicaro? No, Chiesa là e loro qua. Ma Chiesa dovrebbe fare? Mappé gli danno in cambio un frigorifero, una Coca-Cola di Mappé. No, questo mi pare. Cambio di Chiesa. Sì. Mbappé o Neymar qua e Federico Chiesa là. Scusa, è più chiaro così. Il cambio del frigorifero di Mappé. No, giocatore. Giocatore per... Ma le figurine. Giocatore per giocatore. Ah, dai, Giorgio. Cioppa. Per favore, via. Cioppa. Non va bene così. Mamma mia, vabbè. Allora, cara Lucietta, questa settimana... No, sto guardando la partita perché dicevo, al netto appunto scivoloni, no? Che sono stati comunque fatti da Atalanta e Napoli, questa potrebbe essere una partita... Se vince la Lazio, cioè, la al netto di quelle classifiche, e può, insomma, contare veramente qualcosa. Quindi, insomma, è una partita anche vincente ancora, anche per quello, no? Magari, perché sanno chi lo sa che magari i punti ci mancano, non si piegano a Torino. Guarda che un po' possiamo fare un miracolo a Torino, ogni tanto, prima o poi. E la vittoria dell'Inter sarebbe un campionato ancora più bello. L'Inter sorpassa la Juve e poi si risorpassa. Ah, sarebbe il massimo, il Milan che porta via qualche punto alla Juve. Non è male, poi ricordo, favorisce l'Inter. Ricordati sempre Pioli che batte la Juve. Ma poi ricordatevi una cosa, che le partite Juventus-Milan o Juventus-Inter sono diverse dagli altri. Tu puoi essere anche più scarso. Lo sai quando negli anni il Milan vinceva, io vorrei ricordarvi, che veniva a giocare alla Juve e quante volte ha cuccato il Milan? Perché si trasformano, sono altri tipi di partite, c'è una rivalità diversa. Certo, questo Milan con l'allenatore Pioli, ti devo essere onesto. Comunque, ritorno lo vedo già. Vai. Per ora. Vabbè, se ce lo ricordiamo alla Lazio, nel suo tempo alla Lazio ha fatto veramente molto bene Pioli. Ha avuto dei momenti di carriera importanti, quindi magari al netto della squadra. È un po' forse un normalizzatore. È l'unico allenatore che è stato licenziato 9 volte. Firenze, gli manca una per arrivare a 10 la stella. 9 volte licenziato è stato. Lo so, però insomma nel periodo della Lazio ha fatto veramente bene. Insomma, non ce lo dimentichiamo. Non è che voglio dire certi allenatori arrivano a dei momenti così importanti. Sentiamo il nostro amico Vittorio Betti, solo per di Pioli, gli si rizzano tutti i capelli di testa. No. Lucia, torno da te perché vorrei sapere, questa settimana della Fiorentina sarà tutta vissuta su... Che cos'ha, Chiesa o spazio ai giovani? Io penso che, insomma, bella vetrina in vista Cagliari. Sì, in questa vetrina di questa sera, per quanto riguarda Ranieri, Venuti e Castrovilli, è veramente un grande lustro, secondo me, per la Fiorentina. Ovviamente si parla di Chiesa, ma si deve parlare anche di un match importante la prossima settimana alle 12:30 con il Cagliari, che ci dirà tanto di questo. Lì t'ha contenti di un punto? Un pareggio non sarebbe male con il Cagliari, devo dire la verità, anche se insomma trovare una vittoria sarebbe oltremodo determinante al netto della classifica. Vista la Fiorentina di oggi, ci sta la vittoria a Cagliari? Visto soprattutto il Cagliari contro l'Atalanta, e insomma credo sia una partita molto difficile. Oggi Montella ha detto che questa era una partita difficile, quella con il Parma, figuriamoci appunto quella contro il Cagliari. Credo che dovrà rodare in settimana la squadra migliore, al netto di Pezzella che torna perché aveva un turno di squalifica, Cáceres lo rivedremo, sei sicuro? Perché si sta parlando di dopo la sosta, vediamo, io me lo auguro, sarebbe veramente determinante. Lirola che probabilmente sarà dal primo all'interno della formazione, Ribéry invece lo rivediamo dopo la sosta della nazionale. Quindi con questi entrate ed uscite che insomma avrà Montella, dovrà capire quale sarà la soluzione migliore, se continuare con quel 4-3-3, tra l'altro, anche se lui di moduli insomma non ne vuole tanto parlare, o se riproporre un 3-5-2. E soprattutto l'incognita è chi ci mette lì davanti? Non si sa. Ecco. Giorgio, scusa, però lo so che ti fa... Uno ha scritto correttamente, ha detto, per noi possiamo dire non conto quella con il Liverpool, ma la Juve è l'unica squadra italiana per tutte le coppe internazionali. Voglio, ne manca uno. No, c'è anche la Mitropa? C'ha tutto. C'è anche la Mitropa Cup? La Juve è l'unica squadra
italiana che aveva vinto l'Europa League, la Coppa delle Coppe da allora, la Coppa dei Campioni, tutto quanto. E ha ragione, perché ci sono solo due squadre che nel mondo l'hanno vinta, tre squadre: Manchester, Barcellona e Juventus, neanche Real Madrid. Perciò, come tale, anche la Mitropa. Sì, la risposta a chi naturalmente parla di coppe: continuate pure sulla Champions, che avete ragione. Il resto, per favore, muti, come direbbe il mio amico Bonucci, sciacquatevi la bocca. Mi controllate cortesemente se nel palmarès, non perché non mi fidi di Angelo Pollina, ma proprio per insistere, perché vedo che fa finta di slisare via. No. Perché la Mitropa Cup... Se la guardi, tu clicchi, le squadre che hanno vinto tutte quante le competizioni internazionali, c'è Barcellona, Juventus, mi pare Manchester United. Ma insisto, perché secondo te insisto sulla Mitropa Cup? Perché viene dalla Serie B. Bravo! Oh, vedo che sei attento. Ma scusa, ma la Juve ha vinto anche la Mitropa Cup. Il campionato di Serie B l'ha stravinto. Sì, perché, ma ha fatto anche il campionato. Però vorrei dire che tanto, forse non so se l'abbiamo regalata, perché noi, siccome non essendo mai stati... Non c'è in bacchetta. No, ma siccome non siamo mai stati in Serie B... Come non mai stati in Serie B? No, quello era stato uno scherzo della natura. Ah, ho capito. Uno scherzo della natura. Perché è come... Va bene, non entriamo in questo lasciamo in questo... Posso dirti tutte le coppe, se vuoi, sì, allora. Sì. Barcellona invece, stai tranquilla, te lo dico. Campionato italiano, Coppa Italia, Supercoppa Italiana... Coppa Intercontinentale, Coppa dei Campioni, UEFA Champions League, Coppa delle Coppe, Coppa UEFA, Supercoppa UEFA, Coppa Intertoto UEFA. Lucia, no, io campionato federale di prima categoria. Non c'è la. Le quattro che hanno vinto tutto sono Juventus, Ajax, Bayern Monaco e Chelsea. Non c'è la Mitropa. No, vabbè, quella è Serie B. Lucia, ti stai sbagliando. Ascolta, posso dire una cosa? Però stasera sia Lucia sia la Greta veramente li adoro, perché mi sta facendo un lavoro. Le squadre hanno vinto tutte le coppe. Così ora, ogni volta che mi dico Lucia, ogni volta che no, ma questa roba non me la, io poi me la voglio dimenticare, che non do mai retta. Ah, perché... ora la vuole dimenticare. No, ma nel prima. Senso, per la Juventus se perde tutta una serie di Champions è dura, no, voglio dire questo. Ora ogni volta qualcuno mi dice questo, gli ricorderò questa roba, almeno così la finiamo questa roba. Comunque la Mitropa non c'è. Arrivederci. Riservata la Mitropa al Coppa. Comunque mi è preso un malore a vedere il palmarès. Vabbè, quello che non ci arriveremo. Sapendo se aveva una grande, Lucia. Ha sentito cosa ha messo? Mi è preso un malore. Sapendo soprattutto che nasce il calcio, Lucia, la Fiorentina. E se tu sapessi, se tu vai al museo stadio della Juventus, speriamo, al museo stadio della Juventus, atto con malore, uno sviene. Scusa, Giorgio. Prego, caro. Noi ne abbiamo pochi, ma insomma ce li godiamo, dai. Allora, caro Pino, stiamo arrivando alla fine della partita e questa ti dice che... È lunga ancora, manca un quarto d'ora. Sì. Le due squadre si stanno studiando più che altro, perché cioè, hanno paura tutte e due di scoprirsi troppo, però è una partita abbastanza... Cioè, a me piace come sta giocando il Milan. Sei rimasto più soddisfatto stasera o mercoledì? O giovedì, scusami, che hai vinto con... Giovedì non l'ho vista. Diciamo che dato anche il livello dell'avversario stasera è più... Ti volevo fare un po' di cronaca, Giorgio, poi, perché il commisso ha lasciato lo stadio senza dichiarazioni e senza niente. Su un van non è insomma molto da commisso in questo momento. Ci ha parlato un'ora e fischia ieri tantissimo, però insomma sembrava un po' ombroso quest'oggi. E ti do anche un'altra notizia, perché si è parlavamo prima di mercato, notizia di questi giorni, che a metà di novembre ci sarà un summit di mercato, sai che dovrà tornare commisso perché ci sarà anche la presentazione del nuovo centro sportivo, 50 milioni ricordiamolo, perché commisso ha precisato anche questo, si è parlato di 10 milioni, no guardate che vi dico che io ne spendo 50 come minimo, no? Quindi insomma ci tiene a puntualizzare. Probabilmente ci sarà questo incontro di mercato tra i vari componenti dello staff, tra l'altro Barone è diventato direttore generale, questo lo diciamo, con Pradè, Barone e appunto tutto il summit per capire poi come andare ad investire appunto questi soldi che si sono tra l'altro anche risparmiati dal mercato di estivo, che erano circa 30-40 milioni, che ci ricordiamo l'affare De Paul è saltato e tutto quanto. Quindi insomma si riparlerà. Il commisso appunto ha lasciato la porta aperta dicendo vedremo quello che possiamo fare. Ecco. Dipenderà anche probabilmente da dove si sarà in classifica e che cosa materialmente. Se siamo in lotta per un euro. Si è sderenato la caviglia da solo, Ante Rebic ha preso una buca frequentissima a San Siro, perché è un terreno per campo di patate. Speriamo si possa risistemare, per ora siamo ancora tutti fermi.
14 minuti alla fine, 1-1 tra Milan e Lazio. Dico, già non gioca mai, se, quando c'è un'occasione. Se poi si spacca anche il povero Ante Rebic. Brutta, brutta distorsione alla caviglia, soprattutto perché è fatta con tutto il corpo che stava andando verso la corsa, per cui il buco è stato di quelli presi pieni. Calvarese sta parlando con il mondo, non si sa bene. C'è una, se, oggi è stata una giornata di interlocuzioni arbitri con gli angeli che non finiva veramente mai. È stata una roba lunghissima. Dove va Donnarumma? Porta vuota. Ecco, vedi dove va Donnarumma. Poi para, l'imparabile, e fa le cose fatte bene. Adesso lo tieni Donnarumma, no? Ti volevo dire su Rebic. No, Donnarumma non si può tenere. Non si può tenere. Ah. Via, perché... via a gennaio. No, appunto, però ti dicevo, sì. Su classe 93 noi abbiamo un 50%, la Fiorentina ancora, no? Sulla rivendita da parte dell'Eintracht, quindi ecco, ancora qui da... Qui non è stato venduto, solo in prestito, esatto, per 2 anni. Esatto. Quindi prima di 2 anni vedrai una lira. Non si può spendere 8 milioni, una squadra, 8 milioni come è stato richiesto per il nuovo contratto per un portiere, dai. 8? Sì, attualmente ne piglia 6, è in fase in di rinnovo addirittura. E Raio l'ha chiesto 8 milioni. Via, via, lascialo andare via. Credo che il Milan dovrà fare un po' di mercato per rientrare un po'. Solo per rientrare. Con Donnarumma probabilmente potrà avere quei soldi. Solo ed esclusivamente, esatto, per rientrare. A questo punto della partita, Angelo Pollina, tu fossi un tifoso del Milan, saresti? Il Milan, ti devo essere onesto, sotto i tifosi del Milan pensano, sperano sempre, visto l'anno scorso, per un punto non sono andati in Champions, e hanno poi le vicende hanno fatto sì che sono ritirati dalla Europa League, ma sperano e pensano per il blasone di rientrare almeno per l'Europa League. È dura il perché... problema è di prendere fiducia e cominciare a fare risultati. Io solo mi sono permesso non di perdere. Dire a tanti amici del Milan che me lo chiedono, poi, se ma come vi è passato qualcosa in testa di prendere Pioli? Cioè, cosa vi passa per la testa? Vuol dire, perché se tu vuoi andare là prendi un altro tipo di allenatore, fai una transizione e te la porti a quei livelli, no? Certo, i punti per recuperare cominciano a diventare tanti, sai Giorgio, perché quando sei a 14, quindi se il Milan pareggia a 14 punti, con quelli davanti si cominciano a staccare, se sono diversi. No, ma guarda, vediamo la classifica. Con quelli davanti sono a 7 punti, guarda, eventualmente il quarto punto. Guarda, la classifica, il Milan è a 14, adesso la quota Europa per le altre è dal 22 in giù, perché sì. Juve e Inter li hanno già e se li tengono, per cui ci sono 5 posti per l'Europa, sì, tra il 22 e il 19. Il 19, sì. Perché guarda, basta vincere 3 partite di seguito. Nessuno ha il ritmo all'infuori dell'Inter e della Juventus. Tutte le altre sono e ora della Roma. Nessuno tiene il ritmo di vincere. Tu hai ragione nella valutazione. Quando mi dite oggi con 3 punti, ma quando mi fate questa domanda, io gli dico, ma voi dovete vincere 3 partite. No, ma l'altro deve perdere 3 partite. Ma è la statistica... È la statistica, Pino, che vedi che nessuno tiene il ma io me lo auguro, guarda Pino, per il blasone di Mila, figurarsi me lo auguro. Poi no, anche, ma ti voglio dire che è sempre stato così, anche l'anno scorso, se ti ricordi, a un certo punto l'Inter sembrava imprendibile, sì, poi sì, cominciò, certo, a incepparsi. L'Inter di quest'anno non entrò in scena. Scorda, l'anno scorso aveva allenatori normali, non so chi ci aveva, non me lo ricordo più neanche. All'Inter? Sì, ma quest'anno c'è Conte, ragazzi. C'ha il numero uno, cioè c'ha il numero uno. Quando fai così sei veramente una roba brutta. Si chiama Luciano Spalletti. No, scusa, Spalletti, cioè, allora, non me lo ricordavo, ho avuto un numero di memoria. Oh, sembra che detenga l'Inter il record delle vittorie esterne. Sei? Ma l'Inter, quest'anno? Ragazzi, ma l'Inter. E anche in Europa, vediamo, tutte vittorie due esterne. Parole. L'Inter va sotto ieri a Bologna. Adesso ne parliamo nel prossimo blocco di trasmissione, perché voglio capire questo calcio d'angolo. Per l'ennesima volta mette sotto pressione la difesa del Milan. 10 minuti alla fine. Certo, deve stare attento perché la Lazio ha vinto a Firenze all'ultimo minuto. Allora, c'è gli ultimi 3 o 4 minuti che è sempre in aria la Lazio. Devi stare attento, Pino, però anche perché il Milan non ha difensori, Giorgio. Il problema è quello del Vato Romagnoli e Donnarumma. Ha capito? Sì, ma è un po' poco, no? È un po' poco, bravo.
Lucia, stasera, stando con noi, io lo vedo, lo so, vedi che lo capisco. Che lo sape, con, hai capito? Sta a vedere, con come, noi, sta a vedere la conclusione. Io capisco perché vedi? Tu diventi sempre più affine del capito? Calcio. Perché sai, siamo pochi in Italia, nel mondo a capire di nel calcio. Mondo, nel mondo, non, nel non mondo. L'ho detto, nel mondo. Non l'ho detto. Nel mondo. Naturalmente il numero uno è Giorgio. Sì, sì, buonanotte. Esce Caicedo, infortunato alla spalla, che a sua volta aveva sostituito Immobile, ed entra Cataldi, altro prodotto. Parliamo della Lazio, ovviamente. Sì. 8 minuti alla fine della partita, 20 secondi all'inizio invece dell'ultimo blocco di pubblicità che facciamo passare regolare. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra, energia al futuro. Piazza Santa Croce, cuore pulsante della vita fiorentina, si offre come cornice perfetta per accompagnarvi in uno dei più antichi locali della tradizione cittadina. Qui vi attende Baldovino Bistrò, ristorante ruffiano dalle mille vesti. Strizza l'occhio al turista per un pranzo veloce, amica alla coppia che lo sceglie per una cena romantica, complice nei pettegolezzi di due amiche davanti ad un aperitivo dopo lavoro. Il tutto sotto gli occhi divertiti di Dante, il primo vero bistrò di Firenze. Baldovino, dal 1996. Ma che tu fai? Mi siedo tutta abbaccato, disperato. E forza! E tu giri con quel catorcio, e l'è tutto rotto, non tu vedi, ti asca pezzi. Tu sei un grullo, vieni d'autocippe, e ti se ne vende una nuova. Uno sa, ma ti si noleggia a lungo termine. E se tale braccine corte e un tubo a spendere, la nostra officina ti rimette a posto il tuo catorcio. Maremma pestà, non ti rovinare il fegato. Vieni d'autocippe. Data Medica Montecatini, dal 1975 accreditato e convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale. Prestazioni specialistiche convenzionate di laboratorio. Cardiologia, ecografia, radiologia, MOC, risonanza magnetica. Ambulatori specialistici convenzionati e privati. Centro di consulenza per procreazione assistita di primo livello. La struttura è dotata di un ampio parcheggio gratuito per i pazienti ed è situata in un edificio storico appartenuto alle Terme di Montecatini. Data Medica Montecatini. Disponibilità e professionalità al servizio dei pazienti. Da una situazione di emergenza creata dalla sentenza del TAR della Lombardia a luglio 2018, che ha paralizzato l'attività degli spurghisti, nasce in Toscana il primo consorzio per garantire uno smaltimento sicuro dei liquami. Consorzio Spurghisti Associati. 49 aziende del settore si uniscono per sensibilizzare la comunità. Consorzio Spurghisti Associati. Insieme per difendere l'ambiente. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. Vuoi che la tua auto parta al primo colpo? Autofficina Mauro. Dopo una trentennale esperienza Renault e Dacia, abbiamo rinnovato le attrezzature per poterti dare assistenza su ogni marchio. Chiamaci e mettici alla prova. Autofficina Mauro. Zona Firenze Sud. Efficienza e sicurezza. Per te e per gli altri. E la Lazio se ne va. Correa in contropiede alla moda di Firenze mette dentro il gol del 2-1 della Lazio a Milano contro il Milan. E per il Milan di Pino Calò stasera gira male, Pino. Eh no, vediamo. Sì, sì, c'è ancora tempo, per carità. Sì, sì. Nessuno lo mette in dubbio. 5 minuti più recupero, un po' di tempo c'è. Però comunque la Lazio balza a questo momento in quarta posizione a 21 punti.
Cioè sì. Se si conclude così la partita. Sì, 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 insieme così. All'Atalanta. Atalanta, alla... Cagliari, Lazio. Ditemi voi quanti alla nona giornata, alla... cos'è oggi, la undicesima? Abbiamo sbagliato. Oggi è l'undicesima, forse hai ragione. Undicesima giornata. Sì. Ditemi voi se all'undicesima giornata di campionato quanti pensavano di vedere in quarta posizione a pari punti Atalanta, Cagliari e Lazio. No, allora, sull'Atalanta, Cagliari soprattutto. Ecco, sull'Atalanta, sì, Atalanta, sì. Atalanta e Lazio ci Atalanta, stava. Bravo. Sì. Ma Cagliari no. Ma Cagliari, però il Cagliari no. Ha fatto un'ottima squadra. Vedo che quest'anno. Sì, e poi sai, il centenario, ci sono queste situazioni. Ecco. Quest'anno gioca a Cagliari dura, per tutti. Ci... C'è il centenario ci sentivano particolarmente. C'è il centenario che ha permesso un certo tipo di giro di denaro. Di denaro, hanno comprato sponsorizzazioni importanti, aiuti vari, movimenti regionali. Poi ha preso giocatori Nainggolan, è tornato però, là. Che... Vedi Milan, no? Che non riesce sul mercato ad incidere, il Cagliari è riuscito a farlo con ottimi innesti, sinceramente. Bravo anche il direttore sportivo. Sì. Cioè, per loro, se quest'anno vanno in Europa League a centenario, dovessero andare in Champions, poi sarebbe una grande annata, no? Dopo centenario, avere un affacciarsi in Europa. Vabbè, Cagliari in Champions. T'ho detto. Se vanno in Europa League. Pensando a. Ci credi veramente? Che vada in Europa League se la gioca. Te lo dico. In Europa League perché se la gioca. Giorgio, io l'ho vista oggi con l'Atalanta. Ascolta, Giorgio. Ma la sto vedendo da diverse partite. È dura giocare con il Cagliari. Domenica c'è la Fiorentina, eh? Sì. La Fiorentina è dura. No. Lucia, Lucia ha fatto prima la domanda, ha detto 24. Un punto fermerei, e fa bene a dirlo, perché il Cagliari che ho visto con l'Atalanta è micidiale, ha fatto 3-4 contropiedi. Bloccare l'Atalanta in questo momento, ragazzi. E anche Gasperini ha detto, non ci ho capito, ma guarda che hanno fatto delle azioni, anche sul primo gol ha fatto una gran cosa Simeone. Bellissima, sì. È andato a dare la palla indietro. Parliamo anche di Simeone, se vogliamo. No? Sì, rigenerata prego. Cagliari, cioè nel senso. Cioè adesso Firenze incomincia a rimpiangerlo? Non c'è a rimpiangerlo, attaccante. No, però di fatto. Non c'è nessun attaccante. C'è ragazzi, Milenkovic. Il ragazzo si è aspettato. Chi è? Vlahovic. Quanti gol ha fatto questo? Serie A? Credo nessuno ancora, però. No. Però ne ha fatti due con il Coppa Italia in una partita sola contro il Monza. Sì. Quella ha giocato. E Monza che categoria ha giocato? Lega Pro. Quella ha giocato Vlahovic. Giusto, per favore, quando parli con me, parli serio, se mi prendi in giro e non ride perché ti sto dicendo. E la Fiorentina gli manca l'attaccante, punto. E non l'ha preso. Ora è entrato Pedro, magari dalla prossima lo possiamo vedere con continuità e mi auguro, nel Pedro. Senso, no? C'è anche la canzone, fa Pedro. Voi avete tutti Pedro, stranieri, Pedro, quindi voglio dire, no? Però cosa c'ha? Voglio dire, no, c'ha la canzoncina. No, ma ti voglio dire, Lucia, io non voglio, perché mi piace, ci dobbiamo anche ridere, no, perché sennò, giustamente, ora parliamoci serio. La Fiorentina manca un centravanti, lo dicano tutti. Speriamo, venga fuori da questo. Manca un centravanti, ok, però questo Pedro non l'abbiamo ancora visto. No, di dire, cerchiamo di vederlo, poi magari lo commentiamo. Sì. Sono d'accordo con te, io prima di dire, siccome non lo conosco, non ho mai visto. Prima di dire un bidone, guardiamo. No, ma io poi non l'ho mai visto, cioè non lo conosco, non posso fare nessuna affermazione. Sono abituato a fare le cose quando. In Argentina ne parlano meno dei pubblici talenti. Ma qui non lo conosco. In Brasile, perdone. Ci ha messo anche la canzone. Senti, grande dalla regia, ragazzi. Sono numero uno. Dalla regia sono il numero uno. Fidati di me. Allora. Detto questo, Lucia, hai ragione. Allora, gli esperti però, nel caso ne parlano, tu hai fatto io. Una valutazione, un accenno che io ritengo intelligente. Quando dici, ne vogliamo parlare di Simeone. Cioè, Simeone sta facendo dei gol appunto. E sta giocando benissimo, perché gli dà un punto di riferimento alla squadra. Certo. Perché oggi... Come punta lì davanti. Simeone. Oggi cosa ha fatto? E la squadra gioca per lui, c'è anche da dire. Cosa ha fatto oggi Cagliari? Lui era il punto di riferimento. Stava la palla avanti, lui ha rimesso indietro, tra l'altro, una palla bellissima. Due ha fatto gol. Un gran gol, sì. Pino, mamma, se passa questa palla. Perciò voglio dire, quando parliamo di Cagliari, Cagliari ha una buona squadra con un'annata giusta e per tutti è dura giocare a Cagliari. A Cagliari non solo, perché vanno anche fuori a giocare, sono andati a vincere. Vorrei ricordare che Cagliari ha vinto a Napoli, ha vinto a Bergamo. Sì, ha trovato delle vittorie. Ha perso le prime partite che mancava. C'era Nainggolan, non c'era, ancora Simeone doveva integrarsi. Poi ha perso le prime due, poi le prime due. Poi è Nainggolan, lui ha ritrovato in questa squadra quell'ambiente che secondo me era giusto per un giocatore come lui. 5 di recupero a Milano, sì, sì. Eh?
Sì. 5 di recupero. Cioè è ritornato nel suo habitat dove si sente. Ha bisogno di. Diciamo protagonista, però anche coccolato, diciamo, dall'ambiente, e dalla squadra. Quindi risulta un po' come a Genova, insomma, un po' come quando era a Genova. Risulta essere un mix decisivo in questo momento. Intanto Mourinho sta per ritrovare la panchina perché il Bayern ha esovernato Kovac. Il primo nome è quello di José Mourinho. Ha perso 5-1 ieri. Mamma mia. È lì la squadra. Vorrei ricordarti che sia Borussia Dortmund, che mi pare che sia in testa da solo. Ora in classifica. Che adesso gioca in Champions martedì con il... E Bayer Leverkusen mi pare che sia quarto o quinto, perché ci sono 4 punti fra il primo e quell'altro. Le squadre tedesche sono terribili, ma quello che non capisco è il Bayer, è andato a perdere 5-1. Greta, l'ultimo sforzo per stasera. Tanti messaggi riguardo però alla Fiorentina. Vai. Tanti under 23, non siamo d'Europa quest'anno, il prossimo anno sicuramente. Intanto accontentiamoci del 7º-8º posto. Oltre al nome di Simeone uscita anche quello di Muriel, perché sta facendo bene, a quanto pare i tifosi lo rivorrebbero in Fiorentina. In più questo è un anno di transizione, ad essere 8º posto è tanta roba, con Ranieri, Venuti, Vlahovic, Castrovilli, Chiesa, Pedro, tutti e 6 under 23. Scusi Pollina, ma secondo lei il problema del Milan sarebbe Pioli? No, non è solo Pioli, perché il problema del Milan intanto è la dirigenza, che quest'anno ha speso 130 milioni, non si sa che tipo di giocatori ha comprato con 130 milioni, ma perché ha voluto cambiare dirigenza. A parte c'è troppa gente. Lucia, io lo dico da sempre, i calciatori, devono stare a seguire le cose del campo, ma non le società. Non è società, le società è un'altra roba, e Milan già pecca su quello. Poi il momento, scusa, che ha preso Giampaolo, io penso che Giampaolo, che aveva vinto l'ultima partita, quello che ha fatto ora Pioli l'avrebbe fatto anche Giampaolo, lascialo stare almeno altre due partite. L'hai mandato via nel momento che ha vinto la partita. Mostra un calcio che deve essere rodato. Ma brava Lucia, In quante partite erano? Bravissima. 9, 10? Sì, no, era prima, l'hanno mandato via. Pino, perché ti danno il rigore? Che è successo? Perché non ti danno il rigore? Lucia, l'hanno mandato via prima della sosta. Dopo tra l'altro, lui aveva vinto. Hanno 15 giorni di tempo per imparare sempre più il suo metodo. Cosa fa? Il Milan lo manda via. Cioè, se lo chiami è perché il problema del Milan non è né capo né coda. Vuoi imporre il gioco di Giampaolo, dell'allenatore che hai scelto, alla squadra. Lucia. Se lo mandi via ad inizio della stagione, come fanno i giocatori? Ma poi ti ha vinto, dagli 15 giorni più. Hai preso Pioli. Secondo me è incomprensibile. Uno che non c'entra nulla con il Milan, è come il cavolo a merenda. Cosa c'entra con il Milan uno come Pioli? Ha preso il Milan e ha preso Pioli. E ora Pioli cosa fa? Se perde stasera, sabato vengo a Torino, mi auguro per mio amico Pino gli si lascia un punto. Che lascia 0 punti, Pioli fa la decima, appunto, e appunto a quel punto raggiunge il massimo, perché ha 10 licenziamenti. Ti aspettavi di perdere stasera, Pino? Ci stava, ci sta. Tra l'altro Pioli, diciamolo, il contratto fino a giugno, perché... cioè sembra proprio l'idea di Giampaolo. Fatemi sentire Pino se si aspettava. No, dico, con questa Lazio ci stava di poter perdere. Perché? Ci stava assolutamente. Poi, il primo tempo mi è piaciuto di più da parte di tutte e due le squadre. Nel secondo tempo, sinceramente... Non è che si sia fatto granché. Il problema nostro è sempre il centrocampo, che non è propositivo e non riesce a sviluppare un gioco che ti faccia andare in porta. L'azione di contropiede Correa era regolarissima. Te l'ho detto, su la stessa situazione tattica del gol che ha fatto a Firenze, dell'1-0 contro la Fiorentina. Sul filo, ma regolare, senza nessunissimo problema. Ricordiamo che si parlava di squadre giovani, no? Come lo è la Fiorentina, il Milan è la squadra più giovane della Serie A, quindi anche lì c'è tutta una serie di meccanismi non facili, insomma, poi soprattutto con l'allenatore che è arrivato ora. Vai Greta. Fino a oggi mi potete dire, ci chiedono da casa, gli allenatori promossi e quelli bocciati? Della Serie A, secondo il vostro parere. Sì, della Serie A e fino all'11ª giornata. Promossi, parto io però. Certo. Ma guarda, Conte numero uno. Te lo dico anch'io. Vabbè. Poi, primo posto Conte. Metterei anche Sarri, anche se io ero Conte. Sarri non è ancora al 100%. Non è al 100%. Finita. Lazio batte Milan 2-1. Però devo dire che, tra l'altro, è stato lontano dai campi un mese e mezzo, gli devo dare... Mihajlovic. Tutta la vita. Mihajlovic poi lui va messo comunque, perché uno che sta fuori e continua a tirare la squadra, fa giocare il Bologna in quel modo. Io ci metterei anche Pacchina d'oro, credo, ci metterei, vorrebbero assegnare. Inzaghi, questi vi sono tutti promossi. Vabbè, Marandel, Cagliari... Questa gente ha visto tutto. Montella? Non mi esprimo, dico che ha
come sta da 5 e mezzo a 6, dai, non voglio essere meno cattivo. Vabbè, Gasperini dove lo metti? Bocciato. No, l'ha promosso. Gasperini è promosso. Con tutti gli schiaffi che piglia in Europa. Ho capito, Giorgio, ma in Europa se sta provando, ha sbagliato l'impatto in Europa, ma vuol dire che in campionato è una squadra che sta facendo divertire tantissimo, è il miglior attacco. Ma poi l'Atalanta, ragazzi. Ah, Fonseca, ci siamo dimenticati. Fonseca, bravissimo. Ora che mi Fonseca. E allora promossi tutti. Promossi tutti. Ci sono alcuni che ne sono... secondo me è per quello di Brescia, per Corini. Corini. Ancelotti, no. Corini. Secondo me neanche l'allenatore della Juve è da promuovere. Sarri, no. Infatti nella maniera detto, più assoluta. Sarri non è perché rispetto alle aspettative, rispetto a quello per cui è stato preso, no. Perché è stato preso dalla Juve per far vedere, miracolo mostrare, il nuovo calcio... È una Juve più allegriana questa di quella di Allegri. Ragazzi, ragazzi, vi chiamo. Ma è una Juve, no, è una Juve che io non devo pensare, gioco. Però ricordatevi che è una Juve che non ha gioco. Che tira 28 volte in porta. Ma chi se ne frega? L'86% la palla tira in porta perché c'ha dei. Vorrei ricordarvi l'ultima cosa e vi serve con molta calma, sempre con naturalmente sommessamente. Che è l'unica squadra che non ha perso sì, ma te, non si frega. Sta parlando di Allegri. Di quello che doveva fare. Ma io infatti hai visto l'immagine. Io non l'ho messo, non l'ho messo al primo posto. Ma hai visto l'impronta dell'allenatore? Rivedi il gioco di qualche Sarri, partita no. L'ho vista, allora. Per esempio, in Champions, quella partita difficilissima che me la sono rivista due volte. Difficilissima. Sì, difficilissima. Ma perché il locomotivo l'aveva sottovalutato e andava a vincere. Bayer Leverkusen. Ha perso 1-0. Sì, caro, ha perso 1-0 solo con l'Atletico, è una squadra molto cattiva quando si chiude. Pino, non l'avresti mai ribaltata se non avessi avuto. Dacci un giro social di quello che dicono i tuoi amici milanisti online. E tu cosa dici innanzitutto? Io dico che continua il periodo no. Che si spera stasera hai avuto sfortuna o torto? No, sfortuna no, perché sinceramente non è che ci sono quindi stati. Quindi stasera hai perso, punto. No, dai, Pioli l'ha tentata di vincere, col senno di poi, ma ti potevi accontentare del pareggio. Quindi però, non sei insoddisfatto? Sì. Il momento è questo, non è da dire che posso dire che ho avuto sfortuna, che la palla non è voluta entrare. Siamo noi che li vedo migliorati rispetto al gioco di Giampaolo, però non si... La difesa fa quello che io fa. Fai bene. Ti posso fare questa domanda? Ma il secondo gol della Lazio l'ha preso una situazione... Hai preso un contropiede. No, ma l'ha presa con la mano dell'allenatore incapace. Hai visto? Abbi pazienza, Pino. Perché, no, scusa, Pino. Sì, ma tu manca 5 minuti alla fine. No, abbi pazienza, Pino. Tu era tutti davanti. Ho capito, ma tu quindi... sei tutti davanti, ma se fa l'allenatore. Se lo fai a Conte, ti morde l'orecchio, te lo strappa. Allora, perché però... Conte, guarda, e vedi il giocatore dell'Inter e li chiappa per l'orecchio e li tira indietro. Allora, ma l'allenatore è questo, a differenza. Il segnale che ha dato Pioli è che la voleva vincere, perché il cambio Paquetà con Leao... La voleva vincere, Pino, ma ha difeso, erano tre della Lazio, uno solo, piazzati male. Cioè, vuol dire che tu... Romagnoli è rimasto lassù in cima, hai visto che è arrivato dopo il trafelato. Devi dire quindi... che l'allenatore non solo non ha chiamato i difensori, non l'ha messo in linea, che questo deve fare l'allenatore. E molto probabilmente in questo momento la differenza fra Lazio e Milan si vede. Oh. Ma gli vuoi dare una colpa anche all'allenatore, per favore? Ma che colpa gli vuoi dare? Alla fine. Ma che colpa gli vuoi dare? Ma in campo, i giocatori fine, sono Pino, quelli. L'hai piazzati male perché si stanno dietro, il gol non lo prendono mai. L'hanno preso un contropiede, altrimenti... Ho capito, Pino. Noi stiamo parlando dell'allenatore, la mano con Conte sarebbe mai successo perché avrebbe però urlato. Rispondete cortesemente, Angelo, non è che Pioli può fare miracoli in due partite. Rispondete cortesemente, abbiamo 120 secondi di trasmissione, sì. Dobbiamo essere puntuali. Dimmi, all'ultimo messaggio che legge Greta. Non lamentiamoci di Montella, ci volevano appioppare Di Francesco, Giampaolo e De Zerbi. Allora, due sono stati esonerati. Bravo, sì. De Zerbi, se non faceva il 2-2 oggi quasi. Quindi non lamentarsi di Montella. Per quello non era un problema. Montella è stato esonerato da tutti, al limite andava nella categoria esonerata. Cioè, ragazzi, ma come Valencia, Sampdoria, Milan, Canicattì. Allora, dai, ragazzi. E se no, se parliamo di esonerati, entriamo nella categoria. Non è che cambiava le cose. Non è che noi ci possiamo permettere il Conte. Siccome si parla della domanda, io rispondo alla domanda. Al limite entriamo nella categoria, anche quell'anno. Vabbè. Sì. Fatto comunque, sta che sto leggendo Giorgio, commenti sì. Francesco Pioli sul banco degli imputati con quel cambio. Sono dei signori allenatori, scusate. Bravo, sono d'accordo. Cioè, ora mica per niente. No. Giampaolo e Di Francesco. Sì. Cioè, calati in una realtà che non erano diversa, né Milan sì, né certo. Sampdoria,
potrebbero essere tutte, potevano fare secondo me bene a Firenze. Vabbè, la Sampdoria, Gian Paolo ha fatto delle belle cose. Di Francesco. Pino, colpa di Pioli? No, dico, sto leggendo sui social, cambio che ti dicevo prima è sotto discussione. Via. In effetti, l'altro c'è l'hashtag Pioli out da quando è arrivato. Vabbè, sì, dici, assolutamente. Anche? Poi, di già? No, quello anche c'era da quando è arrivato. Però, poi ora è stato rinfocolato. Ha fatto una mossa azzardata, sicuramente. Cambio Paquetà a Leao, insomma, una delle giocare con 4-2-4, ha fatto una piolata, con la Lazio, ha fatto una piolata, via. Però col senno di poi siamo bravi tutti, sì. Se la chiudiamo vinceva, qui, si diceva che era stato coraggioso. Chiudiamo qui quella che è stata una bellissima domenica, è cominciata alle 5:30, piena di emozioni, piena di cose, piena di opinioni, grazie a Pino Calò che ritroveremo. Salve. Domenica sera, Milan, certo, Juventus. Sempre. Preparati perché questo ti fa fette domenica sera, ciao Angelo. Noi ci vediamo mercoledì. Noi ci vediamo sicuramente mercoledì, quando ci sarà speciale Champions, dopo Casa Viola Lucia Viola, Petraroli, ciao. Ci vi aspetto ovviamente. E Greta venerdì. Beccaglia ci rifarà compagnia venerdì. Sì. Ciao Greta, grazie, ciao. Buona settimana. Sigla di chiusura, grazie a questo stupendo studio di qui e di là.